E ci siamo con la novità, aspetta! Ci siamo! Sono un idiota! Bene, piaciuti gli applausi? Sì, piaciuti. Se vuoi dire una battuta, mi sono preparata anche delle risate. Potrei raccontare quella del Dino. Vai, che è molto bella. È molto bella. Allora, pronto? Prima vai. Barzelletta della serata di casa Varini. Allora, c'è un Dino che dice a un altro Dino: ma perché non giochiamo a nascondino? E l'altro Dino risponde: ma no, dai, no. Yeah! Vedi che servono queste robe qua. Ok, adesso spegniamo qui. Fine. No, perché saluta su Instagram. Ciao, ciao, ciao. Già finita, volevo ciao, sentirla. Ciao, ciao. Ci vediamo su sì. YouTube. Ciao. Questa va. Ecco, fine. E lì c'è Reverb. Termina ora. Bene. Aspetta, confermi di voler terminare il video. Che cosa siamo dici? Un po' affaticati. Siamo un po' affaticati sulla rete. Ma perché c'è tanta gente collegata. Chiudiamo un attimo qua dal vivo. Dice, ecco, perfetto. Adesso lì iniziamo a vedere. Perfetto, no, è tutto a posto. Se mi scrivete, ci dite se è tutto a posto. Allora, vediamo un attimo qui dove siamo. Internet non è attiva. Bene. Ok, bene. Ma no, ma qua è il mio computer che volevo verificare una roba. Ok, adesso qua è attiva. Voglio vedere se ci scrivono, in quanti siamo e se è tutto a posto e se si vede. C'è un carino Fabio. Eccoci. Il commercialista interessante. Che scrive adesso. Bene, no, lo leggiamo via avanti. Ok. Dice che è buono. Mi bene. Scrivete se è tutto a posto? Tutto bene in Emilia, tutto bene, 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 ok. Avete sentito gli applausi? Ciao Fenia! Si vede, si sente bene, Fiore bene. Sai, bene. Oh, bene. Anche oggi ho fatto tutto un lavoro con i compressori. Tutto un lavoro. Ma perché in realtà le dirette si potrebbero fare, lo sappiamo, si potrebbero fare con un telefono. Però, qua sai, allora così vi faccio vedere la Ross, com'è bella. Noi sul divano, io quando suono la chitarrina, esatto. Il 4 cos'era? Il 4 è quello lì, quello un po'... Ah, la 4 è questo qui, modello, vedete, perché così fa un po' web, fa un po' giovane. Esatto, e quando poi ci sarà invece, tra poco, quando chiameremo Filippo, lo vedremo lì, suona il FaceTime, tra 12-13 minuti lo chiamiamo. Esatto. Allora dice, se regge la batteria del telefono ci sarò per tutta la diretta. Dai, dai, attenzione, se no è meglio. Forse gli effetti sonori sono alti. Attenzione, gli effetti sonori sono alti, io vado qui e li abbasso. Ma c'hai le risate e gli applausi? Sì, erano un po' alti. Oh, peccato, mi piacevano. Va bene, vogliamo un attimo creare atmosfera. Dai, creiamo l'atmosfera. Ok, va bene così? Senti che atmosfera che c'è qua. Allora, le ultime... sì, troppa atmosfera. Aspetta. Vabbè, iniziamo bene okay. Stasera. Allora, le ultime dirette che abbiamo fatto sono state molto divertenti. Noi pensiamo veramente che sia un bel modo di incontrarci e incontrarsi, sì. Visto che non possiamo incontrarci fisicamente. E la cosa più triste di questo periodo è che ci hanno proprio tolto gli abbracci, i contatti fisici, sì. Tranne che con i familiari. Certo. E quindi e allora noi ci abbracciamo, ci abbracciamo virtualmente, forte, forte, virtualmente forte, così. E a voi un abbraccio grande grande a tutti. Ecco. Allora, vediamo che cosa dicono qua. C'è già qualcuno che ci scrive e fa delle domande. Allora, Valerio Giongiore ci saluta. Ciao. Vediamo c'è Danny Music che ci saluta. Bene. Buonasera buonasera re della chitarra Danny Music. Valerio Giongiore, aspetta che l'altro giorno avevo ingrandito che io sono un po' ceccato. Siccome che sono ceccato. Vedi? Allora, ecco qua. Adesso bene. Invece vi leggo. E dico, buonasera Max. Ho divorato Massimo Varini Trio Reaper 90. Come mai è tantissimo che non pubblichi qualcosa di elettrico e ti è passata la voglia? No, non mi è passata la voglia. È che mi viene da scrivere cose acustiche. Niente lì. Secondo me l'ospite è Alex Britti. Dice no. Allora, l'ospite è Filippo Neviani. Neck, Filippo Neviani. Esatto. E sarà, lo chiamo tra poco con FaceTime. E quindi ci vedrici alle 9:15. Prima, non l'abbiamo detto oggi pomeriggio, roba del genere, perché era giusto così. Perché questi appuntamenti, pur noi sperando che abbiano la massima condivisione, è importante il messaggio che portiamo e non per forza l'aspetto promozionale di dire signori, questa sera c'è Neck, perché mi sarebbe sembrato. Per l'affetto che nutro per lui e la stima, insomma, di sfruttare, no, per portare gente qua. E quando saremo qua,
il non voglio portare solo il loro, il suo pubblico qui, ma noi, la nostra comunità, dei nostri siamo 94.000 iscritti del canale YouTube di Massimo Varini, esatto, che incontrano Filippo, e quindi c'è sempre una condivisione, però che non ci fosse un fine troppo, diciamo così, speculativo, anche se la parola è fin troppo grossa. Senti, iniziamo con, facciamo un pezzo intanto che lo aspettiamo o no? Associa subito così? Come, cosa facciamo se no? Va bene, sì sì sì, sì, io sono pronto, aspetta. No, se volete io ho una serie di barzellette divertenti. No, direi che a posto, no? Anche no, grazie. Molto presto inizierò a leggere il libro, Salvatore Fragola. Bene, Salvatore Fragola. Bene, molto bene. Se possibile chiamare in diretta per spiegare cosa succede negli ospedali dell'agro nocerino sarnese, in che condizioni siamo costretti a lavorare. Marco Iannone. Allora, Marco, sì, Iannone, più tardi dopo diamo così, anche il numero. E noi ci colleghiamo con Filippo, con Nec, poi dopo facciamo magari un pezzo. Marco Iannone, a un dopo certo diamo punto i numeri. Diamo i numeri. Prima di darlo chiediamo di lasciare spazio a Marco Iannone. Sì. Oppure Marco, manda un WhatsApp a Ross e ti richiama lei. Così ci racconti, questa che è una problematica che ci tenevi a parlare, non una bazzecola, perché sì, noi cerchiamo di portare allegria e leggerezza, esatto, però parliamo anche, certo, di dare voce, esatto, a chi spesso non ce l'ha, no? Ma ce n'è? Sì, tra poco. Elliot, no, Elliot non c'è. Sta arrivando, ma adesso arriva, però c'è Leo stasera. Leo, di ciao. Ciao. Bene. Più Elliot. Forte? Ciao. Perché io così ti sento. Prendi quello. Facciamo questa. Sì, Era in... Aspetta che mi devo mettere... Era col capotasto al 2? Ah, non lo so, comunque sì, sta di fatto sì, che... Sì, 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 sì. Ok. Loro ormai lo sanno, cioè... Stamane ho preso l'ebook, non... Rino Nair, bene. Come mai due cavi alla chitarra, uno è il magnetico e uno è il piezo. Andiamo? Provo? Vai. Sì, perché sennò dopo attenzione, è che... Dovete essere molto comprensivi con noi, ce l'abbiamo messi sotto... Dicono cosa? Che è bloccato, dicono che è bloccato, che è bloccato. No, ma dai, è un peccato che era, stava venendo bene il pezzo. Accidenti. Aspetta, aspetta, ora funziona. Riprendiamo da lì, non importa. Guarda, allora, tornati. Guarda, ho capito già cosa succede. Facciamo cosa succede? Questo. Cosa succede? Cosa succede? Facciamo questo, chiudo FaceTime un attimo. No, forse stavamo un po' imballando la rete. Scusate, allora, visto che è tutto fatto così, lo facciamo veramente in modo easy. Da lì? No, no, da capo, da capo, da capo. E si era bloccato all'inizio. Devi avere pazienza. Va bene, vai. È un peccato. Cioè. Sì, sì. Giusto? Sì. Ecco. Bye.
away. The color slip into the sky. Connessione. Ah, bene, molto bene. Quindi sono le 21:13, mi sa. Dovete che... sapere che noi stiamo in campagna e purtroppo non c'è la DSL. Utilizziamo una parabolina e dobbiamo dire che purtroppo non sempre questa parabolina funziona come deve farci. Ti dicono avrai 30 mega in down e 3 in up, poi a volte in up c'è 1,5, ma soprattutto in questo periodo in cui si vive questa difficoltà che tante persone sono a casa, di più si collegano e quindi la banda si restringe. 21:13, io direi intanto appoggio un attimo la chitarra, tu intrattieni. Intrattengo. Vuoi fare un balletto? No, non posso perché sono qui sul divano con anche tutta la gamba incrociata, però potrei far vedere le mie calzette stupende. Allora, io intanto invece in tinta, non faccio anche, perché non ho idea se quando in realtà FaceTime, volevo mettermi in pigiama. Non ho idea se lanciando FaceTime. No, ma andrà tutto bene. No, nel senso se si vede il numero, quindi voglio aspettare, no? Vediamo un po', ecco. Eccoci qua. No, non c'è il numero, guarda, viene soltanto fuori come lo chiami tu. No, giusto, dai, anche perché. Com'è se non risponde? Magari non ha segnale. No. Filippo non c'è. No, questa qua non me l'aspettavo da te. Come no? Eccolo, ciao. Aspetta che ti metto 5 qua, eccolo, tu ascoltaci dal telefono, perfetto, sì. Come andiamo? Andiamo bene, voi? Bene, intanto grazie di aver accettato l'invito. Ma va, figurati, siete naturalmente a casa vostra, assolutamente, giusto? Casa Varini, abbiamo suonato un po', suoneremo ancora. Io suono da quando sono recluso in casa, quindi... da un bel po' di tempo, sono in studio a scrivere anche pezzi nuovi, quindi suono. Bene. Almeno si suona. Esatto. Abbiamo visto che hai tenuto compagnia anche tu ai tuoi amici, ai tuoi fan, hai chiamato anche Renga, ma Max non sta bene, dicevi l'altro giorno durante la diretta, che non è in bolla. No, Max non... Max Pezzali per la regia. Mi ha detto che aveva qualche problema di tipo familiare. Ah, ok. Poi qui non so nient'altro. Vabbè, facciamo gli auguri. Comunque in bocca al lupo per qualsiasi cosa. Esatto. Senti, avevi qualcosa in programma e in progetti in questo periodo che purtroppo sono saltati, è successo qualcosa? No, grazie a Dio no, a differenza di tanti altri miei colleghi che si trovano in tour, cioè si trovavano in tour e quindi hanno dovuto sospendere tante cose, amici cantanti, amici attori che hanno dovuto sospendere purtroppo le loro tournée. D'altra parte è un momentaccio purtroppo, è che sai cos'è? È che è un momento che ha spiazzato un po' tutti perché ci siamo resi conto di quanto siamo fragili. No? Assolutamente sì. E quindi, non so, speriamo intanto di uscirne per tutto, per il nostro lavoro, per le nostre passioni, per in primis le persone che ci stanno vicino, e dai nostri familiari alle persone che ci stanno intorno. E poi speriamo soprattutto di uscirne migliori
quando tutto sarà tornato alla normalità. Perché ci siamo, cioè, ci si è resi conto, almeno io percepisco questo, che apprezziamo tutti i momenti che ci sono concessi. Cioè, sembrava che fosse tutto così Normale. normale o comunque che Scontato. anzi dovesse essere doveroso che Bravo. fosse concesso questo tempo, no? Invece è tutto un regalo, È è tutto un tutto un regalo. regalo. Poi ultimamente sento delle notizie anche di persone a me vicine che hanno dei parenti colpiti anche da altre malattie, quindi oltre al problema del coronavirus che rende tutti uguali, cioè ricchi, giovani, vecchi, no? In più ci sono anche le persone che hanno dei problemi. A queste persone vengono diagnosticati dei problemi seri e in più devono risolvere anche questi problemi seri. Certo. Sì, anche perché sembra che sto coronavirus sia l'unica cosa che c'è, ma intanto tutte le altre cose sono andate avanti, eh. No. Cioè, Eh sì. non si è Cioè, fermato chi aveva niente. problemi, adesso dopo chiameremo una persona che ci ha detto di un operatore che lavora, credo, nell'ambito sanitario, ha detto, vi vorrei raccontare le condizioni disastrose in cui lavoriamo. In questi incontri così informali noi cerchiamo di dare voce, no, alle varie Certo, parti di queste certo, certo. cose e in effetti si capisce dove inizialmente l'abbiamo sottostimato una problematica che si è rivelata non solo tragica per quello che è il coronavirus, ma perché si va a sovrapporre alle altre. Invece la percezione è che il coronavirus abbia cancellato tutto il resto, l'ha cancellato come importanza, ma chi ha purtroppo un malato oncologico o roba del genere, non è che gli è Esatto. passato quello e ha paura del coronavirus. Il coronavirus si è No, aggiunta a alle problematiche. maggior ragione, se sei un malato oncologico, quindi immunodepresso, nella maggior parte dei casi, Sì, perché purtroppo, fanno delle perché terapie fanno micidiali. delle terapie micidiali, quindi devi stare attento non 2 volte, ma 10. Eh sì, Mia mamma, assolutamente. infatti, è così. Dobbiamo stare attenti. E quello che noi abbiamo sempre cercato di ripetere qua, ho sentito, mi sembra che lo dicessi anche l'altro giorno tu con Renga, Sì. che è un atto di responsabilità. Ci dobbiamo far vedere che sappiamo stare a casa, che rinunciamo a non andare fuori. Io, quello che mi fa paura, allora io sono un ottimista da sempre e sono sempre ottimista, È però vedo che ci giusto. sono troppi spavaldi, cioè ottimismo vuol dire ne usciremo, ma intanto io non esco di casa, non incontro nessuno, no, sono No, no, è giusto, ottimista, giusto. passerà, vado fuori, vado al bar. Ma no, ma infatti quello che leggevo anche dalle notizie, quello che ho visto anche nei telegiornali serali, è che l'Italia pare abbia preso sotto gamba il problema. In Cina, sai, davano un coprifuoco. Se uscivi oltre il coprifuoco, ti davano 5 anni di prigione. E te li fanno fare lì, eh? Fine. E lì te li fanno fare, Ah, sì. finito. Quindi non è che ci siano mezze misure. No, no. È che qui pare che, insomma, ci facciamo le nostre, no? Ma sì, ma Risolviamo i che vuoi problemi che un po' alla nostra succeda? Ma maniera. sì, ma dai, un raffreddore, vado fuori, cosa vuoi che attacchi? No, siamo un po' italiani da Siamo un questo po' punto di vista, sprovveduti da sì. questo punto di vista. Allo stesso tempo mi sento anche di dire, tu sei a Carpi, io sono a Sassuolo, siamo poco distanti l'uno dall'altro, viviamo le nostre realtà di paese, posso assolutamente però dall'altra parte dire quanta solidarietà si è accesa in questi giorni, Sì. quanta gente si è resa disponibile, a parte noi che facciamo intrattenimento, quindi meglio di noi riusciamo a, cioè meglio di nessun altro riusciamo a fare queste cose qua, cioè rendersi disponibili e far passare il tempo alle persone. Certo. Però quanta gente si è messa a disposizione? Sentivo dire che oculisti, come si, dermatologi, Sì. rianimano le persone bisognose. Poi qui a Sassuolo, insomma, la terapia intensiva è piccola perché, sai, qua siamo comunque un paese di 60.000 Certo. abitanti. Insomma, c'è un continuo passaparola, c'è un continuo abbraccio di persone che si tengono la mano, così in senso metaforico, per più di 100 in quarantena controllata. Ah, ci picchia. Sì, così mi è rigiunto il dato da amici che ho Micidiali. nelle Ah, istituzioni San Martino in comunali. Rio ce ne sono otto. Beh, Sono adesso vi do questa un po' notizia. A dappertutto. Carpi è appena uscita una notizia che purtroppo sono stati contagiati l'altro giorno da un paziente che non doveva essere
positivo al tampone, ci sono 15 operatori del Ramazzini di Carpi in Ah, isolamento cavolo. e quindi si è aperta una falla. Infatti è un grande, bisogna proprio ringraziare questi che certi sono in Ma quarantena, cioè ci stanno questi facendo sono sul veramente. campo, Sono questi qua sono eroi, sul sono i nostri campo, eroi. quindi sono quelli che prendono per primi sta botta qua, c'è poco da fare. Sono i nostri eroi, sono i nostri soldati, dai, come a volte sono i pompieri e in certi casi la protezione civile, in questo caso sono loro che sono in... E quindi noi, se siete in qualcuno in contatto, noi in collegato, Grazie. noi vi ringraziamo tanto perché sono tanti. Io vedo anche mia mamma che è in casa protetta già da una settimana, non si può andarli a trovare. Perché essendo Certo. loro la media dei decessi sono 81 anni, quindi se fa tanto che in una casa protetta con 80 anziani entra uno malato, fa una strage. Purtroppo E se non fa una sì. strage, manda 80 persone in terapia intensiva e se uno fa un shock in macchina non trova la rianimazione. Esatto. Senti Filippo, invece io oggi ho visto che avete fatto una splendida torta al cioccolato. Sì, E ma com'è? aspetta, Ce l'hai? aspetta, Ecco, ti faccio dai, così vedere. alleggeriamo un Faccio po'. esatto, alleggeriamo. È Ne già parliamo. stata, purtroppo è Mangiata? già stata. No! No! Ah, ma era fatta a cuore! Ah, Sì, ma è già buona! stata violata Violata? la sacralità di questa. Poi abbiamo lei che beve dal rubinetto. Certo, ovviamente. Ecco, vedi? Ciao Ciao, gatta, noi di miau! solito c'è Elliot che viene su qua con noi. Adesso non Stasera è non è ancora ancora arrivato. arrivato. Sì, lo vedo Elliot che fa sempre, è Senti, sempre di vostra compagnia. invece io facevo una domanda. Secondo te, visto che dobbiamo stare tutti in casa, fra 9 mesi circa ci sarà un boom di nascite o fra 2 mesi di separazioni? Perché ci Guarda, viene la io gamba. mi auguro di nascite, anche se parlavo anche con altri amici oggi e insomma, la presenza forzata in casa da parte di tutti non è semplice, perché comunque hai bisogno in tutti i modi dei tuoi spazi. Sai, io però c'è da dire una cosa, a differenza delle mie 3 donne, che hanno i loro momenti, le loro dinamiche, le loro dimensioni, sempre ce le hanno, e io sono l'unico maschietto, perché anche gli animali sono femmine, sono due No. gatti femmina e Eva che è femmina, quindi Niente, puoi perfetto. figurarti Io come... sono te, perché io Esatto, sono l'unica donna di questa casa. lo so, è vero, è vero, è vero. Io me la cavo perché mi chiudo giù nello studiolo e Mette a non ho mai posto. scritto tanto come adesso. Bene. Beh, bene, vedi? Anche perché Ecco. secondo me un uomo e una donna, l'uomo è in inferiorità numerica, cioè uno a Ma uno siamo in sempre. Ma no, inferiorità. ma anche da tutti i punti di vista, dai. Cioè, vedo io con mia figlia Beatrice, cioè, è proprio avanti 1000 anni, cioè, non c'è poco da fare. Prima la Martina e poi lei adesso, vi posso assicurare che noi maschietti abbiamo proprio, cioè siamo di un altro pianeta. Vedo che delle volte metti su Instagram, vedo dei mi piace sui video che carica Anne, visto che ormai è una donna, 20 anni, Sì, che ci no, lavora. fantastico. Scusate, parlo di mia figlia che lui Adesso conosce da quando è io nata. sì, naturalmente vedo molto Anna e poco Emma, perché Sì, ma perché Emma ha Emma una... Sì, è è più poco, schiva. meno sui social. Beh, è anche più Però piccola. insomma, mi ricordo che ho visto anche Emma, sono meravigliose, bellissime tutte e Fino due. all'anno scorso Emma non poteva averlo, quindi ce l'ha da poco. Adesso Ok, fai 16 adesso. mamma mia, ragazzi, se passa il tempo. Cioè, l'ho vista Sì. veramente crescere io con la bimba lì, eh. Sì. Oh, Anna l'hai vista che aveva pochi giorni. Anche lei l'ho visto piccolino, è cresciuto No, ma... tantissimo. Ma Però, ti ricordi Filippo insomma, quando sei venuto qua in moto? Cosa ti ha detto? No, no, non mi no, non ricordo. ti ricordi. La Sì, prima sì, volta sì. che sei venuto qua, che pensava che fosse il nonno, che era l'unico che vedeva col casco. No, 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 amore, non è No, nonno, no, è no, no, Filippo. dopo No, è nonno. se n'è accorto quando ha tolto il casco. Esatto. Bene, bene, quindi stai Senti, ma lavorando a pezzi nuovi. sei in studio adesso? Tu stai parlando dallo studio o sei Questo sul è divano? il divano, in realtà è il divano dello studio che abbiamo messo nella parte video, cioè c'è la zona dove faccio i Ah, è miei video vero, quando didattici, fai video eccetera. didattici, Quindi certo. ho spostato un po' di robe e abbiamo messo questo divano. È stata un'idea di Rose, dire facciamo per il suo compleanno, dai, facciamo il mio compleanno in diretta, che così chiacchieriamo, però creiamo un po' la casa. Allora, dopo hanno cominciato a dirci: uno, Yuri Ricotti giù di Roma, ha scritto: oh, a voi Casa Vianello ve spiccia casa. Poi noi ogni tanto bisticciamo in modo normale, così, e quindi ci ha detto: sembrate Sandra e Raimondo, e quindi da lì è partito: uffa, che barba, che No, noia. no, avete fatto bene. Mi E sembra un quindi buon fa. modo per Ma sì. passarsela intanto e poi per far divertire gli altri. Ma poi in realtà quando poi dopo ricevi i messaggi e li leggi è un modo anche per noi, per sentire tante persone No, no, vicino. certo. È No, no, molto ma bello. È sì, proprio per perché è starci un proprio modo per vicini. sentirsi meno soli, Eh sì. sicuramente.
Sì, e poi è diverso sicuramente. Adesso noi abbiamo parlato un po' di questo, del virus, perché si parla solo di quello, come si fa? Non si parla di nient'altro. Però è anche un modo di fare un po' di musica, un po' di chiacchiere, uno che racconta, chiama. Cioè, è bello, a me stupisce, cioè, trovo carino il fatto che in mezzo a tutto sto casino c'è un'isola in cui uno dice Casa Varini, l'altra sera abbiamo sbocciato una boccia, uno chiama e dice, senti, avete, ma è meglio mettere le corde più grosse o più sottili? Bello, bello. E uno dice, sì, certo, perché certo. il problema se le corde sarà contenta la Rossi in questi discorsi. Molto, Filippo, moltissimo, anzi, se mi passi un attimo la patti, allora, dammi per favore la Coca-Cola. Allora. Non la vedo adesso nei paraggi, ma secondo me tra poco starà facendo Pilates. Io voglio venire a quando giuro, lo giuro, gliel'avevo anche già detto. Non lo fa di sera. Ma poi no, verrò una mattina, quando si potrà io voglio venire, perché io infatti, non... è una grande... Ci siete? Sì, eravamo frizzatini. Ecco, adesso... Si è frizzato Filippo. No, siete frizzati voi. No, sì, beh, si è frizzata la nostra linea, la linea di, è la linea di campagna, la linea di campagna che esatto. Stasera no, c'è troppo roba collegata. Senti, invece ho visto che Arcobaleno, esatto. Ho messo questo, fuori, Gazzetta di Modena, su Antesignano. Gazzetta di Modena del 91, l'ho trovato, ho messo due ritagli, in realtà sono veramente 4-5 foto in tutto. Ma più che altro perché c'è quello di quando andavo a pescare, roba del genere, e ci sono un po' di cose, c'è l'incontro con Filippo Neviani, si parte da Dino Melotti. Dino Melotti mi disse che aveva intenzione di produrre un giovane di Sassuolo che aveva appena conosciuto. Cos'è? Mamma mia, ragazzi. No, gridano. Bene, ok, meglio. Non credo sia entrato un esorcista perché le porte sono chiuse, però insomma. Forse è l'esorciccio. Esatto, Francozzo. Bene, dai. Phil, non ti rubiamo altro tempo, grazie. Figurati. Grazie di aver partecipato alla nostra serata, in bocca al lupo. Ti seguiamo sempre sui social, aspettiamo di sentire vedere nuove robe. Ok, esatto. Ottimo, va bene, divertitevi anche voi, non litigate. No, litighiamo. Ciao. Stacco da qui che non si... Bello, che ok. Bravo, sempre allora, bravo. Chiudo qui. Bene. Allora, c'era uno che stava chiamando, avrà chiamato 150 okay, volte. Però io volevo parlare con... Aspetta, che volevo vedi capire. Perché... Che bello vedervi, grazie della compagnia. Massimo, basta con le chiacchiere, fai cantare qualcosa a Filippo. No, ce l'ha detto che non... No. Si blocca la linea di Massimo. Massimo, basta chiacchiere, prendi la chitarra e fai canticchiare Filippo. Ma solo che se prendo la chitarra, eccetera, non funziona, cioè... Vedi, dammi guitar, bloccato. Dovete sapere, quello che dicevo prima, è che essendo in mezza campagna è poca, tutto collegato. Sapete cosa faccio? Provo a usare... Mi dammi il mio telefono, che provo a usarlo come hotspot, a vedere se riesco perlomeno ad avere... Il problema è che ho bevuto della coca, fra un po' faccio un burp. Allora abbiamo una telefonata, facciamo okay, una tu telefonata fai rispondi alla telefonata, okay, brava, ecco brava. Qua, bene qua, pronto? Eccoci, pronto? Eccoci qua, come stiamo? Ciao Rossi, ciao Max. Chi parla? Ernesto, chiamo dalla Calabria, da Scalea precisamente. Ah, Scalea, la meravigliosa Scalea, che meraviglia. Scalea. Come stai? È un po' desolata in questo periodo. Credo che in questo periodo sia già mediamente scarica, no, di turismo, poi con quello che stiamo vivendo, figurati. Sì, tu pensi che io vi avevo scritto nella seconda diretta di qualche sera fa parlandovi del mio Labrador distruttivo a casa. Ah, sì, il cucciolo di Labrador! Di tre mesi, che hai il cucciolo di tre mesi. Esatto. Io ora, ovviamente con mascherina e con guanti, sono fuori a fargli fare una passeggiata perché lo stiamo abituando a fare le sue cose fuori perché giusto, noi viviamo in appartamento e quindi è complicato. Ecco. Giusto. Sì. Guarda, noi quando era piccolo abbiamo preso delle lezioni noi da un... bravissimo istruttore. Da un istruttore cinofilo. Un istruttore cinofilo. E ci ha insegnato delle cose, quindi lui fin da piccolo a un certo punto... abbaiava, si metteva davanti alla porta, abbaiava quando andava fuori, si metteva seduto, insomma ci sono delle cose, sono più da addestrare noi, siamo da addestrare.
Guarda, lui lo fa ora davanti al balcone, perché essendo troppo piccolo, poi il nostro veterinario ci ha detto di non portarlo fuori fino a quando lui non avesse finito tutti i cicli certo, di vaccino. Certo, tutti i cicli di vaccino, deve comprare altri cani. E quindi ora lui sta, bussa sempre al balcone perché vuole andare sulla sua traversina che è fuori dal balcone. Oh, già, allora, bravissimo! Devo abituarlo a fare il contrario, cioè ad andare fuori invece che andare sul balcone, perché ora... è 3 mesi ma è già 15 chili, poi crescerà nel peso e crescerà anche il volume di quello che farà, quindi credo proprio di sì, cresso con la vista d'occhio per gli animalazzi, credo proprio di sì, sarà proprio così, sì. Sai, andrà però, proprio così, insomma, è una bella compagnia. Io sì, vorrei anche ringraziare, insomma, ne approfitto per ringraziare Max, perché in questo periodo detenzione forzata, ecco, diciamo, a casa, io sto facendo lezioni su Skype con i ragazzi e mi stanno tornando molto utili i suoi manuali, perché soprattutto nel fingerboard c'è tutto, quindi c'è la parte ritmica, c'è la parte, ci sono i brani, c'è la teoria, e avere un libro di riferimento, un volume di riferimento per i ragazzi e per l'insegnante è tanta roba, insomma. Certo. E quindi bene, allora grazie questo. Grazie mille di questa telefonata, grazie a voi per la compagnia, grazie mille. Allora, ci ha appena sgridato Red. Cosa dice? Red Ronnie ci ha appena sgridato perché dice: ma se non leggete i commenti interattivi, che razza di hai ragione Red. Ma noi rispondiamo anche alle telefonate, ma infatti c'è una parte in cui lì leggiamo, è che allora, c'è stato Filippo, e quindi non è che mentre parla Filippo potevamo assolutamente, oh, ma guarda, allora, riesce a fare Red i cassiatoni, certo, anche ma lui telefono. È esperto, noi no, siamo, ma adesso siamo lo chiamo, bimbi, no, ma adesso lo chiamo, allora intanto cioè, Iannone, che vorremmo che chiamasse la persona. No, scusate, lì non si legge. Qual è il numero? Ve lo rimetto in sovraimpressione. Esatto. Dovrei fare così, aspettate, perché se la metto qua è bianca. Allora, devo andare a fare una modifica sul software, eh? Guardate che cosa faccio io. Vado a prendere questo e gli dico di farlo nero. Allora, qui c'è il ragazzo che chiamava prima. Vediamo così, un po'. Eccoci okay, qua. Pronto? Okay. Eccolo qua. Pronto, buonasera. Buonasera, prima non potevo rispondere alle tue 250.000 chiamate perché stavi chiamando mentre noi eravamo al telefono con Filippo, diventava ragazzi, impossibile. Scusatemi. Tranquillo, scusatemi. Come va? Tutto bene, ragazzi, niente, io sono nell'Odigiano. Nell'Odigiano. Quindi, quindi come allora, va? Vi racconto un po', mi chiamo Lorenzo. Ciao, allora, ciao Lorenzo. Vivo in provincia di Milano. Però faccio il capostazione a Tavazzano, che sarebbe in provincia di Lodi. Ok. Tavazzano. Che non è proprio zona rossa, ma quasi. Ok. Ecco. E quindi io stasera stavo facendo, anzi oggi pomeriggio ho fatto appunto il turno al pomeriggio, e adesso probabilmente rimarrò comunque a dormire in stazione, perché domani mattina devo riattaccare alle 6. Ah, però. E quindi niente, rimango qua. Quindi cosa ho fatto? Sono andato al supermercato di Vizzolo per Davissi. E vi ho chiamato tutte quelle volte perché credevo non prendesse. Siccome non stavo seguendo la live, non avevo capito che foste in live. Quindi okay, scusatemi, ragazzi, se vi ho creduto. No, tranquillo. No, ti chiedo scusa io, ma non riuscivo proprio a risponderti, capito? Perché qui sì, se io parlo no, si immagino, sente tutto. Immagino, perché io ho provato a seguire la live, però siccome ero in coda, perché praticamente si può entrare al supermercato solo uno alla volta qui. Mm. Non so come sia dalle altre parti. Sì, anche qua. Si entra comunque in numero controllato, anche qui. Sì, ma c'è gente che viaggia in treno ancora o no? Come siete messi? Come funziona? Allora, c'è gente che viaggia in treno, diciamo, nel senso che i viaggiatori sono veramente pochi, essenzialmente sono i pendolari. Quelli che si spostano per lavoro. E chi si sposta per lavoro. Io stesso che potrei utilizzare il treno non lo faccio, vado in macchina. Ah, perché mi è più comodo, più che altro. Scusami, ma sul treno devono stare distanziate le persone? Assolutamente sì. Però naturalmente col fatto che c'è molto meno traffico, diciamo così, di viaggiatori, è più tranquillo, è più gestibile la situazione, almeno dalle nostre parti. La nostra linea è la Milano-Piacenza, quindi... Cavolo, è proprio... Diciamo una è una linea di quelle molto usate. Certo. Sì, abbastanza.
Ed è una linea calda in quel periodo, cioè attraversa zone calde dal punto di vista di questa, della problematica. Decisamente sì. Purtroppo sì, perché una delle stazioni successive a Tavazzano, è, anzi due delle stazioni più importanti sono Codogno, Casale. Dove i treni non si fermavano, ora si fermano perché... Sì, giusto, esattamente. Ma adesso si fermano o no? Allora, adesso... Sai che non ne ho la certezza, però in teoria sì, dovrebbe... Sì, perché loro in realtà, la quarantena di Codogno dovrebbe essere finita, perché loro sono stati bravissimi e non hanno contagi da un po' di giorni. Sì, io il primo giorno che c'è stato praticamente il caso del paziente zero, in sostanza, sono andato a lavoro e ho dato il campo a uno dei miei più cari colleghi che appunto abita a Casale, e purtroppo lui era in difficoltà perché non sapeva se avrebbe potuto rientrare a casa o meno, no? Mm-hmm. E è stato un momento un po' così, però poi è riuscito a tornare indietro e adesso lui ha fatto la quarantena. Sì, no, sono stati incredibili da quelle parti, incredibili, sono stati bravissimi, veramente bravissimi. Adesso è poi una situazione surreale un po' per tutti. Sì. Io che mi sposto in auto sempre per lavoro mi rendo conto che faccio spesso la tangenziale ovest, che di solito è completamente congestionata, e adesso invece non c'è un'anima viva se non chi appunto si sposta per lavoro. Ah, è così. Ed è una situazione veramente surreale. Surreale. Comunque, a parte questo, io sono un ragazzetto, 20 anni, no? Quindi ma amore, ci seguono un sacco di ragazzi giovani. Sei un giovinastro, evviva i giovani, evviva i giovani. Dite la verità, sono io. Sì, assolutamente. Io, sono... Sono un po' una pecora nera, diciamo, in ferrovia. Sì, però comunque hanno fatto un po' di assunzioni negli ultimi anni. Massimo lo seguo praticamente da quando ero piccolino, perché appunto suono una band e tutto quanto, e quindi che meraviglia. Ho comprato il primo manuale. C'è speranza, eccetera. C'è speranza, bene, per bene, la musica, grazie. C'è speranza. Dai, c'è speranza, grazie per mille. La musica. Grazie mille per questa telefonata, buon lavoro. Buon lavoro. Grazie. Proteggiti. Per le troppe telefonate. No, figurati. No. Ciao, buona ciao, serata. Grazie ciao, mille. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora, intanto io però volevo solo dire una cosa. Che prima ho detto Red Ronnie ci tira le orecchie, non ho ringraziato, non mi ricordo il nome, da Scalea che ha detto no, che è caduta fan, la che linea, mi segue eccetera. Insomma, ti volevo ringraziare, insomma, che non sembra, ecco, che qua Iannone. Allora, facciamo Iannone, o fai un pezzo poi Iannone. No, ma ha chiesto Red se lo chiamiamo, chiama Red. Ah, Red, molto sentiamo bene, cosa dice Red. Adesso mi dice, dirà che sono una spacca. Vogliamo provare a fare un FaceTime? Aspetta, sì, dai, proviamo, dai, sì vediamo, sì. Se proviamo se regge. Adesso io qua mi sono aggregato col telefono. Red Gabriele Ansaloni, eccolo qua, audio, no, aspetta però, aspetta, devo utilizzare lo stesso, ok, no, va bene, ho capito, mi ha detto una roba, ma ha sbattuto fuori. Leo, dove vai? Annulla. Ma che disturbi, ma cosa dici? 9:40 ormai, ora. Ah, beh, ah, esatto, sì. Eccolo Red! Eccolo Red! 5! Ma Red! Allora? Ma noi non siamo mica maestri come te, eh? Non abbiamo mica tutto il tuo sistema, eh? Noi non le facciamo mica mai queste robe qua, ce la siamo inventata l'altro giorno, eh? Tu sei il maestro di queste cose. Ho capito. Se no, ma è soltanto che, prima di tutto, adesso... avete messo in sovraimpressione il numero di telefono, però nelle istruzioni, visto che siete in diretta su YouTube, nelle istruzioni di YouTube, cioè nella descrizione, dovete mettere come comunicare con voi, quindi il numero di telefono, eccetera. Capito. Vedi. Niente, adesso Red, facciamo adesso così. Ci parli poi domani te, mattina ti chiamo e tu mi dai tutte le indicazioni, va bene? Poi mi mandi la fattura e ti pago. Oh, in questi momenti qua bisogna anche... Guardalo. Ho l'impressione che facevo meglio stare zitto a guardarvi
continuare a lavorare. No, allora guarda, Oh no. peraltro prima, così come adesso, sai che noi purtroppo stando qua in mezza campagna che si sta da Dio, la problematica è che non c'è, io ho la parabolina e quindi adesso ci ho attaccato il telefono al computer con FaceTime e quell'altro della trasmissione della diretta alla linea, però fa veramente schifo. Sto facendo un 480p, quindi vabbè, comunque sempre meglio che niente. Noi è un momento così di per stare un po' insieme, insomma. Anch'io ho una connessione di cacca qui a casa, per quello che Guarda un Re, po' ti per... facciamo salutare anche da Leo che tu non l'hai mica mai visto. Ciao a tutti, È lì, guarda, buonanotte. salutami Guarda, Leo. lì, è lì. È lì Leo, No. eccolo. Giro un po' il telefono, non lo vedo. Leo, vieni più dentro. No, no, che dopo. Eccolo. Eccolo. Doccia, che faccia da furbetto che c'ha. Di buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte, ciao Leo. Ciao. È passato vicino Quindi a lui. hai capito, anch'io ho una condizione di merda qui. Però vedi, Massimo, notavo una roba, guardando un po' le dirette che tutti stanno facendo, perché in questi giorni c'è il Giornotti che fa 5 ore di dirette al giorno, 5 ore al giorno. Ma però. Lorello che è continuamente in diretta con Jovanotti, poi fa le sue. C'è Gigi D'Alessio che ha cominciato a fare le sue prime dirette. Addirittura. Però no, noto questa autoreferenzialità degli artisti che non c'è in te, ad esempio, perché tu parli con la gente comune, ma loro non parlano con la gente comune, si parla tra di loro, hai capito? Cioè, fanno delle telefonate che potrebbero essere private e le rendono pubbliche, se parlano tra gente famosa e basta. Quindi anch'io a volte lo faccio al telefono, ma quando uno mi dice: ma perché chiama questo? Chiedi perché non viene Darido? Allora io chiamo Darido, però è importante l'interazione, dialogare con chi è a casa. Per quello ti ho cazziato un po' che non leggevi ad esempio Rocco Laquaglia in questo momento sta applaudendo a queste cose che ho detto, hai capito? Io Quindi, non riesco a guardare quella pagina lì, se no mi si blocca la rete. Non ho abbastanza. Ho dovuto chiudere. Per aprire FaceTime, devo chiudere la pagina dei commenti. Sono proprio. Sì, beh. ma scusa, ma tu non puoi, non hai un telefonino, avendo quello della Roschia non serve a niente. E quello della Roschia lo usi per guardare YouTube e leggere i commenti. Allora, se lei c'ha Così. 4G, fa vedere. Allora, ovviamente, Certo, aspetta che. col suo 4G vai dentro a coso, vai dentro a YouTube e vedi la diretta e vedi i commenti. E faccio rispondere a lei. No, mi loggo col mio e rispondo lì. O se no, No. leggiamo e gli rispondiamo a voce. Ok, Lei quindi. c'ha Vodafone, non c'ha mica 4G. Socia. Vedi, stare in campagna ha dei lati positivi e dei lati negativi. L'umiltà, la disponibilità, te li leggo io, l'umiltà e la disponibilità di Massimo sono eccezionali. Questa è Rocco Laquaglia. Bravo, è vero, è meglio Massimo Varini, questo è Giovanni Bellavista. Quindi io stare in collegamento e ti leggo i commenti, hai capito? Quindi, ovviamente dice Red è più tecnologico. Quindi, ora tutte. Red è un maestro della comunicazione e della televisione e quindi dei modi nuovi. Cioè, credo che il tuo concetto di web TV e tutto quello che è stato, sei stato molto avanti rispetto a tutti gli altri di quando trasmettevi. Non do più la parola avanti, ma uso la parola sfasato. Ah, sfasato. Allora, grazie, prima l'ho detto anche per me la Treccani della musica. Anch'io mi annoio a vedere la diretta dei personaggi famosi, parlano fra di loro e mi stanca guardarli parlare dei fatti loro senza interagire. Renda sempre ragione, questo è Diego Cozzolino. No, ma mi sono rotto i maroni io. Cioè, alla fine mi sono rotto i maroni, ma proprio io sto lì, ma proprio perché li conosco, cioè, però alla fine parlano dei cazzi propri. Cioè, il problema è che Max è Max, semplicemente un grande. A Gigi D'Alessio fagli fare D'Alessio. No, Gigi D'Alessio, tra l'altro, Gigi D'Alessio ha fatto la diretta, ti comunico, che ha avuto il più alto successo tra tutti, Ma dai. peraltro. Sì, ha battuto tutti, ha battuto Jovanotti, Jovanotti però insieme, tutti. Pensa, ma comunque
Comunque Gigi adesso si leggono un sacco di me, me lo prendono in giro, però io ho avuto occasione, non ci ho mai lavorato, ma suonavo in un'orchestra quando lui è venuto ospite, devo dirti che è un musicista di profilo alto, eh? È un musicista di profilo alto, Molto cioè alto. bravo musicista e poi sempre gentile, cortese, giusto, guarda, mi è piaciuto come persona, oltre che come artista. Sì, sai, è un po' sfortunato con la famiglia, perché so che adesso ci ha lasciato di nuovo. Non è come te che c'hai sempre una presenza accanto a te che ogni tanto spunta anche dietro, vedi, Vedi, guardala, vedi lì? riguarda. Vedi, vedi. Sì. Beh, io a Vera Ross sono fortunato, io sono fortunato. Tra l'altro, No, aspetta che voglio leggere a tutti. aspetta un attimo, lascia che forse mi stava facendo un complimento nella storia. Ma no, ti dico Lascialo sempre così. finire. Ha detto di andare su YouTube e leggi i No, commenti dopo. no. Allora, è come dire, non rompere i maroni, leggi i commenti, gli hai detto questo, gli hai detto. No, no, non No, volevo allora. dirlo. Ma questa è casa Varini per quello, perché tipo Sandra era in Mondra, l'altro giorno abbiamo iniziato con uff, che barba, che noia, che barba, che Lo noia. so, però no, volevo dire che tu hai detto che sei stato fortunato. Allora, devi sapere che non esiste la fortuna e non esiste la sfortuna. Esistono le cose che uno si è meritato o si merita. Ma questo anche, tu dici, ma allora se uno nasce sfigato perché ha un karma dalla vita precedente o un compito che si è assunto in questa vita. Quindi, cioè, non è di sono stato fortunato. Non esiste la fortuna o la sfortuna. Tu hai incontrato Rossella perché dovevi incontrare Rossella e ti meritavi lei. Magari vi siete dati appuntamento dall'altra vita a questa vita. È vero, che bello, Red. Bella, molto romantica Bello. anche. Non è romantica, è verità. Perché ti poteva capitare una stronza e perché avevi. Per questo è importante nella vita risolvere tutti i problemi che uno ha con le persone, cioè non mantenere le cose chiuse, perché altrimenti te le ritrovi nella prossima vita ancora più spaccamaroni, ancora più problematiche. Ah, ecco. Quindi vedi di Quindi in farli questa tanti. vita dobbiamo chiudere tutti i rapporti in maniera serena. Ah. Quindi se sei con qualcuno devi risolvere in questa vita, altrimenti te lo ritrovi nella prossima. Hai capito? Ho capito. Sono d'accordissimo sul fatto di risolvere e adesso c'è quella cosa, una cosa che ho scritto anche nel libro, che noi, per come la vedo io il modo di vivere, io delle due preferisco perdonare, risolvere le cose piuttosto perdonando che invece restando arrabbiati, perché la rabbia e il rancore è una cosa che porti tu, ma pensi che faccia male all'altro, ma in realtà è un peso che porti tu, il rancore. E quindi sono da risolvere. Marco Messala dice, impossibile, mi ci vogliono 3 vite. E Marco vuol dire che allora continua ad accumulare. Cioè, anzi, approfitta di questo periodo, come fanno tutti, per fare pulizia. Ma non è solo pulizia in casa, pulizia con le persone. Bravo. Capito? Senti Red, ma non è che per caso tu e la Morena potete chiedere di venire a trasferirvi qua? C'è posto, No, ne eh? hanno noi da loro che hanno più rete. Ah, è vero, veniamo noi da voi, facciamo un ricongiungimento? Possiamo Io vi fare. Beh, faccio delle se gran tu. torte salate. Stavo per dire quella roba lì, stavo per dire, guarda. Sì, le Va torte bene. salate. Infatti, guarda, dopo chiamiamo questo Maurizio Iannone, si Sì. chiama, che non lo conosco, è una persona che ha scritto che lui lavora nella sanità, non è il ministro della sanità, ma è un operatore, uno che lavora sul campo di battaglia, che ci vuole raccontare alcune cose. È Marco Iannone che ha appena scritto sante parole di Marco Iannone. Allora è lui che dobbiamo richiamare. Ce l'hai già il Sì, numero? ce l'ho già. Perfetto. MFGA, Chiarolanza, dice: ma questo succede perché Massimo è una splendida persona e si circonda di persone altrettanto belle, oltre ad un professionista eccezionale, direi un maestro, questo sta dicendo questa persona. Invece io, a questo proposito, volevo fare una roba che stava per fare Massimo. Massimo adesso aveva preso il suo libro per leggere quello che io ho scritto di lui, vero? Sì,
Sì. Come ho fatto capire? Perché ho preso in Ma Red, mano. ma perché noi siamo collegati, Red? C'è un filo che Allora, ci però unisce. è più giusto che te lo legga io quello che ho scritto di te, Assolutamente, no? certo. Eh sì, ma non sapevo se tu l'avessi sotto mano. Mi hanno sempre affascinato i cavalieri o gli eroi che non parlavano. Massimo mi sembra il chitarrista silenzioso. Questa impressione non deriva dal fatto di non averlo mai sentito cantare, ma perché fa cose incredibili nella riservatezza della sua arte. Suona in maniera intima anche quando sta insegnando. Dipinge note senza sottolineare la difficoltà con smorfie sul volto. Non vanta grandi risultati ottenuti, ma devi scoprirli da solo. Sì, è il chitarrista silenzioso, quasi che facendo notare la sua presenza potesse distogliere dai benefici della sua musica. Grazie, guarda, mi è venuta la pelle d'oca quando ce l'hai mandata e ancora, grazie, grazie davvero, Potresti fare un album che si chiama Il chitarrista silenzioso. bello, il chitarrista silenzioso è molto bello, però poi non ci registro niente, silenzioso proprio, No, 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 quello l'ha già fatto. eh no, Tu lo sai certo, che c'è un disco che si chiama. C'era un periodo in cui io facevo le recensioni dei dischi. Me lo ricordo. Però io odiavo i critici, perché i critici facevano le pippe mentali, cioè se un disco era raro, loro lo decantavano, poi dicevano, sono i Crime, gruppo di loro. In Italia ne sono arrivate due copie e una ce l'ho io. Inutile che andiate a cercarlo. Il disco magari faceva cagare, ma siccome loro ce l'avevano, mettevano tutti in sbattimento. Allora io recensii un disco che comprai perché andavo da Rough Trade a Londra. E allora ero molto amico di Geoff, che è il capo di Rough Trade, e mi disse: tu che cerchi sempre le cose strane, te ne do una. C'era un disco di uno che si chiamava The Silent Night, il Cavaliere Silenzioso. E allora tu mettevi sul disco e non c'era inciso un cazzo, c'era il silenzio in tutte e due le facciate. Allora io recensii questo disco decantando il suono rarefatto, i momenti di pausa, queste lunghe pause che fanno sì che diventi un ambient, una roba. E tutti cercavano il suo disco Silent Night, no? E quei pochi che l'hanno trovato mi mandavano a cagare A loro. Tancred. Hai capito? Perché non c'era inciso niente. Quindi, ciao Sabornio, ciao grandissimo Red. Red, conosci Ivan Stupid? No. Conosco molti stupidi, ma non Ivan Stupid. Max è il top umile, scrive Emanuele, preparato, grande musicista. Non ho aggettivi per descriverlo. Per te, Red, ce n'è solo uno, leggenda. Oh, Rino è, cioè, per te non hai aggettivi, io ce n'ho uno, quindi tu sei superiore a me. Grandi idee, sempre Max, grande per queste dirette. È già stato Max. Il chitarrista silenzioso in 432 Hz, scrive CGG Globe. Ciao Max, quanto ti piacerebbe suonare con Paul McCartney? Ah, un bel po'. Cosa devi fare? Cioè, è Paul McCartney, ha scritto pagine di storia che hanno cambiato la storia. Il film, l'hai visto il film Yesterday, Red? Quello in cui sembra che i Beatles non fossero mai. Che bel film! Che bel film! Grande idea proprio. Un altro film bello che è Blinded by the Light. No, non me lo segno. Perché è il film di uno un po' emarginato, un pakistano che viene bullizzato, eccetera, che scopre Bruce Springsteen e sui testi di Bruce Springsteen basa il suo coraggio, eccetera. È stile un po' un musical. Molto bello, molto bello. Blinded by the light. Sì, che è una canzone di Bruce Springsteen che io però ho scoperto dai Manfred Mann. Ah, non conosco questo pezzo di Springsteen. Beh, vai a cercare. O di Sì. Springsteen oppure Manfred Mann Ah, Manfred Mann, hanno ok. Beh, fatto oh, Blinded by comunque the i testi di Springsteen è il De André, il Fossati americano, cioè una roba come testi belli. Allora, Eddie Giunchi scrive: Casavarini, siamo come a casa nostra, fantastici. Eddie Giunchi è un mio Una allievo, viene dalle Marche, lui viene dalle Marche, Eddie. Bravissimo chitarrista. La Zati Gabriele, meglio Casavari dei Grandi Fratello VIP, Casavarini dei Grande Fratello VIP. Quindi,
Stasera invece del Barone Rosso ti seguo da qui, della Piccirica. Allora io domani notte, a mezzanotte, farò un Let's Spend Saturday Night Together. Da mezzanotte alle 2 faccio la diretta da qui, da dove sono adesso. Ah. E lunedì sera farò una diretta del Barone Rosso solo fly, cioè senza ospiti. Certo, per forza. Eccomi. Quindi, ma quando è che esce il tuo libro? Allora, il libro è uscito in ebook, ma in cartaceo è in stampa lunedì, è in stampa. Lo spediremo entro la fine di marzo, come è stato promesso, però ovviamente Sperando. abbiamo fermato qualsiasi attività promozionale, eccetera. Dovevamo organizzare qualche firma in store, roba del genere, ma cosa fai? È tutto chiuso, non si sa più come fare. Quindi, però lo faremo. È un libro non scade, non ha bisogno. Però quando lo si lancia bene. Quindi aspettiamo e lo spediremo a tutti quelli che l'hanno preordinato e via. Ma se vuoi, lunedì sera facciamo un breve collegamento Skype. Sì, si può Sì, fare. Sì. Volentieri, volentieri. Tra l'altro, io lunedì sera metterò Skype a disposizione di tutti, nel senso che il mio account Skype, lo dico per la prima volta qui, l'avevo detto tanto tempo fa, ma era con il volo, è Red Ronnie TV, è il mio account Skype, sarà aperto e quindi la gente mi potrà chiamare in diretta e parlerò con Figo, tutti. Ed bello, bello. evito di parlare con tranne Massimo Varini, perché tu sei famiglia, quindi capito. Bene. Senti come ride quella lì dietro. Senti lei come ride, come ride. Senti, allora, intanto grazie dei consigli, eccetera. Adesso noi chiamiamo questo ragazzo che gliel'abbiamo promesso, capiamo che ci racconta la sua situazione del suo lavoro. E poi re, dopo canto, eh. E dopo canta, la Ross canta, eh. Bene, infatti ho da lavorare, devo spegnere purtroppo. Vabbè, intanto. Che bastardo, sei un bastardo. Comunque l'altra sera stavo per partire a cantare, poi ho detto, no, avevo detto a Red che la prima volta della mia vita avrei cantato da lui e non sono partito, eh. Anche, scusami, ma per contratto, fino a quando non hai venduto un bel po' di copie del libro, tu devi essere chitarrista silenzioso, altrimenti che cazzo di prefazione ho scritto? Esatto, che cazzo hai fatto? Red, Grande. grande, Dai, grande, grazie ancora, sempre grazie, grande. grazie mille. E visto il discorso dei VIP, adesso noi ti salutiamo e telefoniamo a dei VIP che sono in questo momento i veri VIP, quelli che lavorano negli ospedali e che stanno spalando cacca, poveracci, e che ci stanno aiutando tanti, sono i nostri eroi. Cosa ne dici te? Beh, io gli ho dedicato nella diretta stasera Italia, gli ho dedicato cosa succede in città. Siamo noi quelli più stanchi, siamo noi che dovremmo andare avanti, Avanti, capito? eh sì. Ecco, Bene. guarda, È Red, tu arrivato ci anche la bestia. saluti e arriva Elio. Benissimo. Elio, vieni qua, Mi arriva. forza. Elio, Elio, Ticcane, dai, Elio, vieni. Ticcane. Lui Vieni, verso fine diretta viene sempre. vieni, Dai, dai, sali. su. Eccoci Op, eccoci qua, qua. Bene. perfetto. Aia! Ah, Vedi ma un. questo è un carattere. Dai, È siediti. 36 kg, è Sì, 36 kg. siedi. Ecco, vedi, lui è il capo della diretta. Ok. Ciao Grazie. ragazzi. Ciao, grazie Ciao mille, grazie per Red. tutto. Ciao, 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 ciao. Ciao. Eccoci Ok, qua. Allora, bene. io riattacco, ragazzi. Meno male che c'è Sì. la Red che ci ha letto i commenti. Perdonate, Esatto. ma stasera veramente è Ma un come mai? disastro. Live YouTube. Oh, io sono scollegata da tutte le Io sono parti. collegato qua col telefono e lì solo quello. Però adesso è già è Un bel molto che è po'. stabile. Vedi che Bene. ci colleghiamo da qui. Bene. Siamo in tantissimi, Siamo in bene. 300. Il Bene. cane più VIP live di sempre. Allora, dai, leggo Ma due tre robe. Daniele vai. Berni, grande Massimo, finalmente qualcosa di bello da vedere. Chissà se questo è Daniele Berni che conosco io. Ne conosco due, di cui uno è Homo. Sei Homo o quello di Fossoli? Giuseppe Magari. Marano, ciao Ciao Beppe. Beppe. Lazzati Gabriele, il cane più VIP. Vediamo. Daniele Berni, ok, visto. Un abbraccio grandissimo, Red da Ivan Volpentesta. Siete tutti fortissimi. Ciao Red. Tu allora hai il numero per Sì, chiamare? sì, sì. Vai, chiamalo, che è Allora molto chiamiamo. importante. Esatto, dopo suoniamo, eh. Suoniamo e quindi dopo chiamiamo Ciro Manna. Ciro, che è un bravissimo chitarrista che probabilmente molti di voi conoscono, che ha organizzato una jam. Quindi, Ciro, anzi, ti Ecco scrivo un qua. WhatsApp che ti chiamiamo tra poco. Ti scrivo un Pronto? WhatsApp. Eccoci qua, pronto! Pronti? Ciao Ross, ciao Max, ciao Elliot! Ciao! Ciao Elio, Allora, saluta Elio! saluta, saluta! Ciao! Ciao, ciao!
Allora, dici tutto, raccontaci. Ciao, allora, noi qui giù in campagna siamo messi davvero, 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 davvero male. Con le attrezzature, io sono un infermiere, purtroppo lavoro in un ospedale che capisci, non farò il nome, onde evitare che di avere io problemi sul lavoro. Certo. Non abbiamo corsie preferenziali per i... Per i contagiati di coronavirus. Contagiati di coronavirus, da coronavirus. Non abbiamo una corsia preferenziale, piuttosto dal pronto soccorso c'è una mia collega che semplicemente prende... Non ti sento. Questa volta però è lui, perché lì è telefono normale. Aspetta. Hanno anche poco segnale. Allora, è bello sentire, come diceva Red, no? Noi non, allora, a parte Filippo che ci ha potuto parlare un po' di lui, della sua vita, l'idea è quella proprio di dare voce a voi, sentire ecco qua, un po'. Riproviamo. Scusa, eccoci. Vai. Allora, dicevo, non abbiamo corsie preferenziali, non abbiamo attrezzatura DPI, quindi dispositivi di protezione individuali adatti al nostro lavoro. Dovremmo avere mascherine FFP3, ne abbiamo semplicemente, se ci va bene, quelle di carta monouso, o FFP2. Non abbiamo tute sterili, bensì utilizziamo i camici da sala operatoria. Mamma mia. Quindi più che altro io cerco di fare un appello a chiunque sia in ascolto per far modo che arrivi a noi l'attrezzatura per curare gli altri malati, per curare di dovere, altrimenti sarà sempre normale leggere e vedere per in TV o su web di medici, infermieri contagiati. Operatori sociosanitari contagiati non avendo il materiale. Se vi ammalate voi, noi non abbiamo più nessun tipo di aiuto, quindi esatto. Credo che io ho letto che sono arrivati aiuti, sono arrivate dotazioni, spero che in questi giorni distribuiscano di tutto. Anche perché voi siete i nostri angeli custodi, quindi tanto noi lo diciamo sempre, grazie, però è importante che voi siate messi nelle condizioni di poter... Lavorare in sicurezza per voi, per non far ammalare le vostre famiglie a casa, per non far ammalare chi arriva lì che magari si è rotto una gamba. Certo. E perché, come dicevamo prima, non c'è solo il coronavirus, e quindi ci sono tutte le altre patologie, esistono, e se voi non ci siete è un disastro vero. E quindi io mi auguro che tutti gli aiuti che vedevo ieri essere arrivati dalla Cina, insieme a medici, dottori, virologi cinesi, sono arrivate veramente milioni e milioni di dotazioni. Qui ci sono alcune aziende che le stanno fabbricando proprio, si sono messi a fabbricarle e a distribuirle. Quindi vi dico alcune cose che ci dicono. Sì. Dice, i cinesi ci stanno portando il materiale, quello in omaggio, e purtroppo la Germania ha deciso il blocco verso l'Italia di attrezzature mediche, viva l'Europa, no? Beh, adesso qui non lo sappiamo, non lo sappiamo, esatto. Vabbè, però... Esatto, comunque la realtà è che è arrivato un carico ed è arrivato un aereo pieno di materiale donato dai cinesi con una delegazione di dottori cinesi, questa è la realtà. Certo. Ci sono aziende che si stanno attrezzando, mi auguro che nel giro di pochissimo tempo tutto il materiale che vi serve arrivi. E noi lanciamo un appello anche da qui. Aiutiamoci tutti, stiamoci vicini, perché il bene di uno oggi è il bene di tutti noi, e quindi assolutamente questo è. Noi ti ringraziamo veramente, grazie per il tuo lavoro, per la tua testimonianza, perché senza di voi veramente sarebbe un disastro. Tenete duro e speriamo, torniamo a dirlo, speriamo che a tutti gli operatori, a tutti i veri eroi di questa maledetta situazione, arrivino tutte le giuste protezioni per far sì che possano lavorare loro in sicurezza e per mettere noi in sicurezza tutti. Donate sangue, allora, se potete, dice Rick Carp, che è toscano. In Toscana abbiamo convertito la produzione di alcune aziende farmaceutiche. Vedi? Servono anche donazioni di sangue.
Allora io sono, domani chiamerò Avis perché io sono Anch'io, tornato anche io sono tornata abile. abile, nel senso che Fatelo, essendo stato ragazzi, negli Stati fatelo, fatelo, Uniti, fatelo, fatelo. ma io sono donatore da tanti anni, però essendo stato negli Stati Uniti In in gennaio. gennaio e c'era la problematica della zanzara, avevo un periodo da stare fermo e quindi adesso posso tornare. Li Io ho chiamerò se hanno dovuto, bisogno di plasmo, di sangue, io esatto, io ho vado. dovuto rifare gli esami perché erano scaduti. Mi è arrivato l'altro giorno il messaggino dall'Avis dicendo sei abile e quindi adesso domani telefoniamo e capiamo come sono anche lì le entrate, no? Cioè Certo, come se si anche può entrare, Avis si se, come è si può andare. attrezzata per fare tutto questo. Grazie mille. Grazie. Ciao, Ciao, buona grazie di giornata. cuore, grazie di cuore, Ciao, 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 ciao. buon lavoro. Allora, prima di chiamare Ciro, Manna, io direi di Sì, facciamo un prego, pezzettino. suoniamo. Sì, 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 Ciro, sì. ti chiamiamo tra pochissimo. Allora, aspetta che c'ho il Aspetta mute. che... Come sei Sì, messo ma qua? c'è il cane. Ecco. Reverbero lungo. Accorcio il reverbero e metto questo. Cioè, non ci servono le Amore, è cose. solo che se tu ti sposti, lui lo sai E come fare. certo, sei un fetente, Ecco, cane. lì. È il cane più social del mondo. Aiutiamoci tutti per il bene di tutti. Brava Lorella. Ciao Max, posso farti una domanda personale? Fabio Bars è Falla. personale, è un casino perché non sarà personale, sarà pubblica. Però tu scrivi, dopo io torno indietro a leggere. Esatto. Allora, stiamo diventando tutti matti? Ah, quindi non facciamo un pezzo, non fai un pezzo tu, facciamo No, un pezzo facciamo noi. insieme, dai, la gente si diverte di più. Ah, ok, vai. Allora aspetta, Io non mi scusa. ricordo cosa mi hai detto che facciamo di stesura. Mi guardi, Ma sì, allora. lanciami il ritornello, Sì, ricordati. sì, 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 sì. La velocità? Va Va bene bene, questo? sì. Vado. Vai. Of tears. The world is gone before is to unlock the door. Yeah, my tones arise at crazy size and sleep. I'm too affecting, want to break in wall. I see you, my friend, and touch your face again. Yeah, miracles we have been as we. Through my head, but I got a gun. Shoot the other one, yeah. And yet together we're the friends at school. Forget it, forget it, forget it, forget it. No, no. For the one who fresh in love to feel. The me babe, the me babe, the me babe, the me babe. Miracle, we have this head sweet. Oh no.
gonna survive unless we got a little. Erano 10 anni che non la provavamo, eh? Aspetta, scusa. Grazie. Aspetta che metto qui, alzo un po' questi applausi perché vogliamo che siano... Vi devo dire che grazie, oggi... Grazie. Aspetta. Bravi grandi, per queste prove in diretta. Grandi. Cioè, noi in realtà è come se stessimo facendo una sorta di prove. Perché questa è la verità. Oggi quando ho letto... che abbiamo provato, abbiamo fatto un giro mentre eravamo giù in cucina e ho detto: senti, ma stasera perché non rifacciamo Crazy? Ma veramente sono 10 anni che non la facciamo. Hai ragione, vabbè, riproviamo un secondo giusto la stesura, poi lascia che vada. Allora, tanto c'è volevo dire una roba. Quando ho letto I see you my friend and touch your face again, mi sono un po' emozionata, no? Eh sì. E quindi insomma speriamo che questo miracolo di tornare alla normalità arrivi. Va bene, dopo mi devi prendere sul foglio. Ah no, è qua, perfetto. È un grande pezzo. Allora io vorrei chiamare Ciro Manna, sì, perché gli avevo promesso che l'avremmo chiamato. Esatto, perché ha avuto un'idea. Fatemi vedere, mi state scrivendo in un sacco adesso. Piano. Scusate, quando mi vedete sempre con le cuffie, perché io sono un one man band, cioè la Ross canta e contatta queste cose qui, però devo gestire l'audio e il video, esatto. E quindi con qua io so che cosa state sentendo voi, perché vedo i livelli, vedo quello che entra nella polo, un po' un disastro. Allora, qualche canzone estiva di qualche anno fa vogliono, Giuseppe, ah, è Beppe. Allora. Ah, secondo me sai cosa vuole, Beppe, Waiting for the Sun. Ah, ok. Fabio Carboni dice: questo pezzo lo facciamo col mio gruppo. Zorro SG666, sono anch'io infermiere, grazie per averci dato voce, grandi artisti, grandi persone, grazie. No, grazie a voi. Cioè... ma che... qua sono buoni tutti esatto, canta Crazy. Vendete tutti, siamo della famiglia. Allora scusate, vado su perché esatto. Prima sì, di chiamare è giusto. Elliot è 36 kg di bellezza e amore. Sì, questa bestia. Allora, in Toscana abbiamo convertito, l'avevamo già letto, donate sangue se potete. Parole bellissime, dice Luca U. Rick Carp, grazie a te, a tutti i tuoi colleghi. Fabio Bars, posso farti una domanda personale? Tu hai detto quella roba lì. Ciao Lorena, ti saluta Rino On Air. Massimo, hai ancora le tue PRS? Non le ho viste più, Gabriele Massa. Scusate, mi è arrivato un messaggio da Red. Cosa dice Red? E dice: Ross, sei una stronza. Bene, perfetto. Hai questa voce meravigliosa e non hai mai cantato da me. Red, ma io quando venivo da te avevo un altro ruolo. Ma adesso veniamo. Avevo un altro ruolo. Io ho sempre cantato, ma venivo da te con un altro ruolo, un'altra veste. Allora, Gabriele Massa, le mie PRS le ho assolutamente. Occhio Max, Fabionette. Abbiamo una chiamata, eh? Sì, per fammi finire, dice giustamente Red. Sì. Poi io devo anche chiamare Coso. Sì. Vendetto, tutti siamo nella famiglia dei umani, siamo tutti connessi. Manu Basone, Francesco Roteglia. Ciao belli, noi stasera abbiamo fatto una cena via Skype con tutta la compagnia. Bello, buona serata, PS Red, sei il top. Bravo Red. Ragazzi, volevo dirvi che le reti telefoniche, specialmente Telecom, ha grandi problemi di sovraccarico e anche le reti dati. Noi non abbiamo Telecom, eccetera, ma abbiamo comunque problemi perché con la parabolina qua probabilmente c'è qualcun altro che la usa. Gruva Manetta, Giuseppe Marano, Rocco La Quaglia, sì, ma guarda Elliot, vedi, fa un casino. Farai una jam, Umberto Zubaglio, sì, questa che sta organizzando Ciro Manna, adesso lo chiamiamo. Seal, sono anch'io infermiere, ok, Zorro SG666, grazie a tutti voi. Non era personale riguardante, Fabio Bars mi dice, non era personale riguardante me, ho un problema con la spalla, voleva sapere se posso suonare la chitarra unitamente oppure e devo rinunciare. Fabio Bars. E mi sa che il T9 ha fatto un po' di casino. Con mal alla spalla dipende da cosa è generato il mal alla spalla. Cioè, io ti potrei dire sì, però dovrei vederti, capire che cos'è, ma soprattutto io non sono un medico, la persona più giusta è un medico, ma questo non è il momento giusto di andare dai medici. Dipende dal dolore, dal tipo di dolore che hai alla spalla, devi farti la domanda se il mal alla spalla ti è venuto a causa della chitarra e quindi c'è da sistemare qualcosa nella postura. È una cosa che faccio molto spesso con i miei allievi, che spesso hanno delle rigidità. Vogliamo qualche canzone? Andrea Zanoni dice che è bel Labrador, certo, è un grande bel cane. Rino Neir saluta. Fabionette ha cambiato il colore del pelo da bianco, è passato un po' rossiccio. No, forse sono i colori, è sempre giallino. Noi lo chiamiamo il cane giallo.
Ma una cover dei Labradors, il cantante ce l'avete. Come si chiama il pezzo? Andrea Zanolini. Il pezzo si chiama Crazy Crazy, Seal. di Seal, prodotto da Trevor Horn. Signori, Intanto. Trevor Horn Il Dio, è vice Dio, è vice Dio, è vice Dio, è vice Dio. No, Non posso, Dio se dico musicale, Dio, si arrabbia Beppe Marano, no, mi dico ma no, ma dice Dio a livello sì, musicale è un esatto, aggettivo, esatto, e Dio è usato come un aggettivo. Esatto, Beps. GC Globe Cons dice Beps. Ah, ma forse questo è scavo. Allora, sona Sam. Si vede che il cane è abituato bene, sì. Max, chiedo scusa per la voce, ma ero davvero stanco. Tutti di suonare perché la musica è la migliore cura per tutto. Questo è Marco Iannone che abbiamo chiamato prima. No, Marco, sei meraviglioso comunque, nonostante la voce. Grazie a te. Fabio Ned si fa una jam, che patatone. Marco Rinon Air, Fabio Bars, volevo sapere se riuscirò a imparare a suonare la chitarra onestamente o se devo rinunciare. No, 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 non rinunciare. Non ti preoccupare, non è un male alla spalla che ti può far rinunciare a suonare la chitarra. No. La chitarra non serve forza. Se sei impostato bene non ti serve forza e soprattutto... E non ti servono le spalle. Io una delle cose che insegno ai ragazzi quando faccio le lezioni, i corsi, adesso no, quelli che vengono a lezione da me sono già spesso anche già laureati, ma è proprio che non serve forza, lo metto sia nel manuale tecnica razionale che nel manuale completo per principianti che in fingerboard volume 1, cioè non ci deve essere forza, non serve forza per suonare la chitarra, rilassati, si tira su e si va così. Scusate qua. Niente, okay. Red ha scatenato un sacco di gente che scrive: ma no, ma tu devi tornare a cantare. Assolutamente. Basta. Vi aspettiamo qui con la Jink Therapy, Fabio Morino. Ma Trevor è superlativo, è giusto, vedi, mio amico Beppe Marano, anche se sacerdote, dice è superlativo. Esatto. Mauro Miceli, grazie, allora ci fate passare a avere una bella serata. Grazie Mauro Miceli. Patrizia Baldin, cantami una canzone di Biagione. E la sapete, c'è quella regola che mi sono tipo imposto che non faccio... Scusate, io stavo guardando qua e la 4. Amore, se sbaglio anche le telecamere su che piattaforma stasera, fate però... la jam? Non lo so. Adesso ce lo dirà. Marco Giovanni Ferrara, sempre bellissime queste serate. Allora... Grazie. Grazie Fabio Morino. Ma sappiate che in realtà queste serate sono bellissime proprio anche per noi, è un modo proprio per stare vicini, cioè se per voi sono bellissime lo sono tanto anche per noi, ci date proprio un sacco di coraggio e di forza, tutti Ciromanna, insieme. Ciromanna. Si sente anche qui quindi? Un pochino sì, perfetto. Però un po' gracchia. Gracchia perché gracchia. Ciromanna. Tu appena va online, facciamo così. Eccoci qua. Eccolo. Eccoci qua. Ciao Max. Ciao. 5. Eccoci qua. Allora, ascoltami dal telefono, che YouTube ha un ritardo di un po' di tempo, insomma. Sì, ecco, tutto. Allora, signori e signore, lui è Ciromanna, grandissimo applausi, chitarrista. Applausi a Ciromanna. Aspetta, applausi a Ciromanna. Ciromanna, applausi. Addirittura. Sì. Adesso non va più. Li alziamo. Aspetta, alziamo. Aspetta. Ecco, adesso tu non li senti lì perché sono soltanto questa diretta. Ciromanna! Ciromanna, eccolo! Bene, allora, mi dicevi di questa idea di jam che hai avuto e mi hai mandato la base. Vai. Sì. Spiega ai nostri amici che cos'è. Intanto buonasera a tutti e grazie per avermi chiamato, è un piacere essere qui con voi. Grazie a te. E niente, questa idea di Gemme è una cosa secondo me carina perché voglio dire in questi giorni in cui tutti condividono delle cose insieme era carino, diciamo, il fatto di condividere tra noi colleghi, insomma, una jam chitarristica con un po' di non so, giusto per smorzare un pochettino la tristezza della lontananza, diciamo così, tra virgolette. Senti, chi c'è oltre chi ha invitato oltre a me? Allora, praticamente ci sono tanti illustri colleghi, c'è Luca Colombo, c'è Marco Sfogli, c'è Giuseppe Scarpato. Mi fa impazzire Marco Sfogli, eh? Giuseppe Scarpato, bennato. Scarpato, Cristian Mascetta e Matteo Mancuso e Osvaldo Loiacono. Vai, siamo in un bel po' che abbiamo... Sì, in questa prima sessione, però io penso che ce ne saranno delle altre perché i colleghi bravi ne sono tanti, insomma, quindi magari cogliamo l'occasione per farne più di una, insomma. Certo. Infatti vedi che io ho preso la palla al balzo perché... Infatti ti ringrazio tantissimo per questo. Perché è un concetto che io esprimo anche, adesso in questi periodi parlo sempre del mio libro, ma perché ci ho passato gli ultimi 5 mesi della mia vita, 6 forse, sopra, sì. Però dove il concetto è proprio questo, dove... Credo che noi chitarristi siamo un popolo spesso anche per quello che ho visto io, anche un po' in competizione, ci sono
C'è una competizione non sempre tra musicisti che io ritengo sufficientemente sana, e invece la mia riflessione è che, visto che voglio vivere in un mondo bello, più io, se anche faccio un passo indietro io, ma aiuto qualcun altro che è bravo, il mondo migliora e io ne beneficio perché forse non sono avanti io, ma ne beneficio perché il mondo è più bello. Quindi ho sentito un chitarrista bravissimo, si chiama Luca Francioso, e l'ho prodotto. Così è stato con Nazareno Zacconi, così è stato con Elia Garutti, che con poi il dopo abbiamo bravo. mandato a suonare con Morandi. E, insomma, tanti Mugavero, tanti chitarristi, Ah, che è grande. importante, sì, che l'ultimo disco Muga Dance, è importante che noi ci uniamo e che facciamo capire che la musica è una cosa di noi. Quindi ho aderito subito alla... Cioè, ti ho detto sì, senza che... No, ti ho detto mandami la base. Ottimo. Sì, c'era scritto, è un funk, è Ottimo, ottimo. scritto, c'è da fare un giro di funk. E quindi... Esatto. Bene, Sì. senti, dai, No, che ma cosa stai infatti la... facendo? No, scusami, vai, dicevi? No, dicevo, infatti la cosa che volevo dire proprio prima di pubblicare il video era proprio questo, che l'intento del video era l'unione e non la competizione. Quindi per tutti quelli che avrebbero visto il video, di non considerare a me piace più quello, a me piace più quello è più bravo, senti quest'altro, niente di tutto questo. Era semplicemente una condivisione sana di musica, appunto, diciamo. Esatto, e così sarà. Sì. Quindi, che cosa stai facendo di bello in questo periodo, adesso che sei fermo a casa? Come lo riempi il tempo chitarristicamente parlando? Sì, ma sai, devo dirti oggi, dicevo a degli amici, dicevo, porca miseria, sembra che lavoro più adesso che Io sto dovrei lavorando di più. essere. Perché poi il fatto che sei a casa, dici, ah, ho più tempo, allora pensi a più cose e quindi alla fine fondamentalmente ti inventi. Cioè, io devo dirti che stavo decidendo di prendermi un periodo sabbatico per fare dei metodi didattici che avevo in cantiere da un po' e devo dire che adesso sono a buon punto. Devo dire, qualche allievo mio mi sta dando anche una mano. Bene, E bene. pubblicherò a breve un metodo di 3 volumi sull'improvvisazione a intervalli, Ah. che è un tipo di argomento che secondo me deve essere ancora un po' sviscerato a livello didattico, secondo me. Quindi volevo, perché siccome quando faccio lezione, diciamo, una delle prime domande che mi fanno i ragazzi che sono studiati intervalli di terza o di quarta o che sia, maestro, tecnicamente ho capito, però poi musicalmente non riusciamo a A rendere. metterli E quindi in diciamo, pratica. in pratica, esatto, È e molto quindi diciamo bello questo è. Intervallic Rock di Carl Verheyen. Non so se l'hai visto, è un metodo di tantissimi Ah, anni sì, fa. come È no, come molto no, come bello no. che lui utilizza quei Sì. salti. Era, Sì. e, e sono basilari. Bene, siamo curiosi allora di vedere anche questa tua produzione Ottimo. didattica. Senti, allora, Ciro, domani, come ti ho Sì. detto, mi ci metto sopra. Alla Che grande. deadline abbiamo? Quando pensi di pubblicare? Ma guarda, se ci uscissimo in 2 o 3 giorni sarebbe Dai, fantastico. perfetto, dai, Riusciamo domani ad vedo di mettermici accumulare. sopra, faccio sto cosa, quindi Perfetto. ti mando l'audio file e un video in cui lo suono, cioè, Esatto. mentre io Yes. suono e registro sia audio che video. Vabbè, Yes. Alla perfetto, grande. alla grande. Allora, grazie, sei stato con noi stasera. Ciao, Grazie a a voi. presto. Buona Ciao, ti saluto serata. anche Saluti a Rossi, che è lì tutti. col telefono. Ciao, Ciao, ciao a ciao, tutti. ciao, Ciao. ciao, ciao, ciao. Bene, la Rossi intanto è andata via. Esatto, no, ma sono sempre qua, sto un attimo qua, devo rispondere ad alcune No, cose, tu mi stai sembrava. fumando, signori, Ah, scusate, è anche brutto, sì. la Rossi E fuma. allora, suonamo te. Senti che c'è, hai il reverbero. Allora, Suonamo. scusate che intanto io controllo se mi state dicendo qualcosa, sennò poi dopo se mi chiama Red, poi mi sgrida, cioè non va bene, metti che mi Esatto. sgridi. Alla faccia, tutti bravissimi, ammazza quanti mostri, Voce Araldi, super chitarrista. Bene, vedi, tutti fanno le live. Quali microfoni e cuffie state utilizzando? Allora, la Ross usa un Neumann per cantare, questi sono due Rode, questi. E le cuffie, queste cosa sono? Cosa ho tirato fuori? Ah, queste sono Beyerdynamic. La Ross è nucleare da persone bestiali. Massimo, curiosità, come mai ha abbandonato l'Apollo per tornare all'Avid HD? Marco Daudu. Beh, perché mi piace, ero stanco di dover regolare la latenza, avere un sacco di casini, quindi avevo voglia di tornare lì e quindi sono tornato all'HD per quel motivo. Però l'Apollo l'ho spostata qui, nello studio audio, nello studio video. Alessandro Floridia, chi conosce gli Aschi? Dai, tutti. Dannazione, ma sei accorato a 42, volevo farmi la suonata insieme a voi. Fai Pensa così, su questo uno. Fai tu pezzo, la eh. premessa che io devo Sì, preparare un po' anche perché di roba. mi devo mettere le cuffiette. Sì, allora, No, si è staccato qua. tanto che ti metti le cuffiette, però parla, fai la premessa, Sì, io devo. faccio la premessa. Allora, la premessa è questa. Ah. Un po' di mesi fa Massimo mi ha ci ha a tutti e due, anche a Leo, ha detto: "Ah, io ho visto un
la pubblicità di un film pazzesco, lo dobbiamo vedere. Allora, diciamo, no, però posso dirle tutta, sì, in realtà. Sì, sì. Io sono un fan di Hugh Jackman, perché secondo me è un figo pazzesco. Lo seguo su Instagram e lui da un po' di tempo postava sempre foto di questo film che stava facendo, che si intitolava, che si sarebbe intitolato The Greatest Showman. The Greatest Showman. E quando è uscito, io non mi ricordo dove stavo andando, forse è stato quando sono andato in Cina, era ottobre, e l'ho visto sull'aereo, in lingua originale. Stupendo. Quando sono tornato ho detto, oh, dovete vedere sto musical, è devastante, per me sì. È la storia di P.T. Barnum. Vai. E niente, a un certo punto il video, il film è meraviglioso, ma c'è una scena proprio dove io era da tantissimo tempo che non mi emozionavo così ad ascoltare una canzone. E durante proprio il film siamo tornati indietro 5-6 volte, sentivo proprio il bisogno fisico di riascoltarla e mi sono detta, voglio impararla. Ecco, non avevamo mai avuto tempo di farlo, in realtà neanche oggi abbiamo avuto tempo, però quindi io vi chiedo scusa, sono anche molto emozionata nel cantarla, ma perché quella sera lì mi ha proprio fatto scoppiare in un pianto emozionale proprio, quindi perdonatemi perché è tanto difficile e soprattutto in acustico, insomma una chitarra, una voce molto dura, però fa lo stesso, no? Siamo a casa nostra e quindi va bene così.
si vede un po' la mano che trema. Bravo, aspetta. Vabbè. Brava. No, vabbè. Allora, sentiamo che cosa ci dicono. Dove un po' mi si è un po' grattata. Però, no, adesso, aspetta. Si vedono, non c'è una. Allora, dai, vediamo qua. Dammila due. Fate le Yuruya dopo, le vostre emozioni diventano le nostre. Ma se vorrei sentire Funny Funk, non ho attaccato l'elettrica stasera, però ve la faccio, dai. Fate alleluia dopo. Sì, adesso un attimo, perché in realtà questo brano qua, non so, io non lo so il perché. È anche difficile perché proprio mi monta su una roba emotiva dove mi si chiude un po'. Comunque adesso dopo riascolterò e se è venuta proprio male non la facciamo più. Mi spiace, scusate, se ho sbagliato qualcosa scusatemi, ma era proprio molto canto emozionale. Io. Che c'è un cane che lecca lo schermo. Elliot, per favore, Elliot, vieni via, dai. Vabbè, okay. Io ti amo, andata, però... via. La prima è andata. Allora, no, però sempre ti volevo leggere i in complimenti. Cucina, Allora, ripeti per favore il titolo del film. Si intitola il film The Greatest Greatest Showman. The Greatest Showman. Vieni qua. Dai, è la storia di P.T. Barnum, che sembra essere l'uomo che ha inventato il circo. Ok? The Greatest Showman, te l'hanno scritto, vedi, Rino On Air. Bravo, Rino On Air, ha scritto e giusto. La canzone Luca... si chiama Never Enough. Never Enough, ed è cantata da... aspetta, me la sono segnato io. Mi sono segnato perché Lauren... volevo... Si chiama Lauren Allred. Che non è l'attrice che però fa... Il primo pezzo abbiamo fatto Circle di Eddie Bricker stasera e l'altro era di Seal. Sì. Adesso quando si sistema è così. Adesso allora, si come calcendo. Si chiama questa canzone? Te l'abbiamo detto. Florindo Nino Moglio, stupenda canzone. No, non dovevamo dirlo perché adesso vanno a sentire l'originale. Bravo. E dicono, vabbè, ma la rosa. Allora, Vincenzo Facchiano, ok. Antonio Baggio, poi ti ho cercato io e ho scoperto che grande. Poi sono seduta, dovrei cantarla in piedi. Allora, questa. Roberto Libralon, Ribralon. Ciao Massimo, ho cominciato ad apprezzarti con il brano The Differences Unite Us. Ah, ok. Che ho fatto con Luca Francioso, certo. E poi dopo dice: poi ti ho cercato su YouTube e ho scoperto che grande persona sei dal punto di vista artistico e umano. Grazie, grazie. Patrizia Baldin, Ross sei fantastica, sembravi Whitney Houston. Ah no? Però, beh, ma grazie, beh, insomma, adesso Whitney. Max, tu sei un grande, ma la Ross non è seconda, nessuno. Ah, grazie. Domanda per Ross: cosa ti emoziona, il testo, il giro armonico? Cioè, senti le tue le parole per il loro significato o la musica? Manuel Simeone. Guarda Manuel, se ti devo dire la verità, dipende molto dai pezzi. Questo qui in particolare, eravamo sul divano, noi quattro, e era questo. Veramente da tanto tempo che un brano musicale non mi arrivava così tanto. Devi calcolare che quando poi andrete adesso tutti andrete a cercare ovviamente la parte del pezzo proprio del film, ci sono anche delle scelte di luci in quel momento lì, l'attrice del film non è la cantante, ok, ma è pazzesca in quell'interpretazione perché fa un playback devastante ed è talmente emozionante tutta la scena che non lo so, io piango, non lo so, è così. Questo è troppo vicino secondo me. Ah, dici? Sì. Perché è più caldo per le fasi. Ah, okay. Un tuo corso, Giuliano Loria, ma so gli accordi ma manca il ritmo. Mi piace la chitarra acustica, quale corso mi consigli? La chitarra acustica nel pop. Vorrei comprare un tuo corso. So gli accordi ma manca il ritmo. Prendi la chitarra ritmica. Ci sono tanti esercizi per lavorare sul ritmo. Sai che due o tre persone ci hanno chiesto alleluia, lo facciamo adesso che hai la voce calda? Sì, devo prendere il testo però. Sì.
secret chord that they be played and it please the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor four, and the major lift, the baffle king composing, hallelujah, 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 hallelujah. With your faith was strong, but you need a proof. You show her bad thing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya, and she tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the sempre dopo. Grazie, un applauso. Bravo Ross. Bravo Massi. Non siamo scemi. Elio, Elio, Elio. Ok. Vabbè. Ok, allora. Certo che cantare su divano e seduta è una botta, dice Pasquale Paladina, non esatto. È facile. Domanda per Ross, quanto può influenzare emotivamente la chitarra suonata da Max? Noi lo ascoltiamo con le orecchie del fan, ma tu con le orecchie della moglie, dice no. Salvatore Fragola. No, ecco, Salvatore, adesso abbiamo un momento strano. Ci sono anche le orecchie di Elio. Esatto. Allora, no, in realtà a me succede esattamente quello che succede a voi. Nel senso che anche per me è sempre Varini, non è mai Massi che suona. E quindi l'impatto è esattamente come lo è per voi, non cambia mai.
probabilmente delle volte si vede, io mi giro e lo guardo e sorrido. In realtà sorrido perché mi sento in questo momento una grande privilegiata, e tutte le volte che io ho la possibilità di cantare con lui succede questo, perché mi emoziono e dico: sono molto fortunata. Ecco. Yeah! Sei un asino. Sei un asino, però sei un asino. E adesso capirò anche come si accorciano. Ah, perché va comunque, cioè, di default dura. No, adesso è... Ah, ok. C'è anche un modo di accorciarli. Ah, vabbè, adesso capirò. Adesso allora, però... scusate, volevo drammatizzare, eri molto romantica. Vabbè, non ero romantica, è la verità. Allora. Allora, qualche cosa di... Oh, comunque grazie, siamo stati brividi. Stabili, tranne l'inizio, brava, dai. Alleluia, accetto. Secondo me potessi grazie, tagliare. Grazie, Fiore, grazie, Fiore. Giusti, ah, mi dicono grazie. Che ormai la faccio in mi... Non lo so, non... In realtà è anche il lavoro, è il mio lavoro, cioè di quando si arrangia si produce un pezzo, si trova la tonalità dove la cantante, il cantante, dove il performer, bello questo, dove il performer, ve lo dico qua, il performer, dove il performer può esprimersi al meglio. Allora, io intanto ringrazio Mauro Rocca, leggeremo la uno. Esatto, guarda la 1. Quella è la 1, amore? Quella è la 1, quella là è la 1. Ah, è quella che mi fa vedere anche tutte le borse sotto sì, gli occhi. Sì. Bene, allora Mauro, Mauro Rocca, grazie mille. Un sacco di messaggi. Vincenzo Napoli adesso accetta la telefonata. Però scusa, ti aspetta che intanto faccio vedere questa cosa qua. Voglio far vedere che si vede. Aspetta che voglio che si veda questa animazione. Che bello. Facciamo. Ciao, Vincenzo Facchiano, ciao. Ti leggiamo sempre. Puoi allargare la telecamera, mi dà fastidio, mi si vedono così. Le tutto bene? Tutto bene. Tu sei in diretta, ascolta dal telefono, eh? Sì, sì, no, non ho attaccato nulla. Ok, vai. Come va voi? Bene, noi siamo qua in casa, ce la passiamo, lavoriamo, continuiamo a lavorare per quello che possiamo fare qui da casa, dallo studio, e quindi bene, stiamo in casa, ogni tanto usciamo a fare delle passeggiate perché fortunatamente in campagna abbiamo questa possibilità, e stiamo in giardino. Ci abbiamo poco internet, ma abbiamo tanti campi. Esatto. Abbiamo tanti esattamente. Campi. Non abbiamo campo abbiamo telefonico. Una coccinella. Aspetta, lasciamela che viene sul dito qua. Aspetta. Aspetta, Vincenzo, che porta fortuna. Ecco qua. Eccola lì la guarda. Coccinellina. Bella la coccinella. Non riesco a farti una zoomata. È arrivata una coccinella, speriamo porti proprio però bene c'è anche per una tutti. Vabbè, senti, cimici. Invece no, ma noi di noi parliamo sempre. Raccontaci di te. Allora, te. Tu sei il campano, giusto? Sì, di Benevento. Benevento proprio. Bene, come va lì? Sì, sì, proprio centrale. Come va lì? Voi come state? Allora, io personalmente, visto che studio in ospedale fisioterapia, è stato tutto bloccato a nascere dell'epidemia. Porca miseria. Quindi abbiamo vissuto un po' in prima persona. Certo. Però questa... Qui però le persone ancora non hanno capito bene. Giudici che al sud ancora non è arrivata l'onda, vero? Della paura, vero? No, ancora no. Speriamo che arrivi prima del virus, perché sarebbe proprio importante che tutte le persone che non hanno ancora questa paura e questa consapevolezza di questa pericolosità di questo virus, della contagiosità di questo virus, adesso è il momento di fare il sacrificio grosso. Abbiamo davanti i 10 giorni forse più importanti di questa emergenza, e quindi bisogna adesso che se ne rendano conto tutti. Oggi ho visto immagini di Roma vuota. Perché sì. Capire perché sei sulla 1. Ah, ma non mi piace la 1. Ok, scusa. Scusate. Speriamo che invece arrivi la forte consapevolezza. Oggi Roma era deserta. La cosa pericolosissima è stata che ci sono tante persone del sud che abitano in Lombardia, Piemonte, nelle zone che sono state delle prime colpite, che quando si è paventata la possibilità che si sarebbe chiuso tutto, sono tornati nelle loro case. Quindi abbiamo un amico in Sardegna che dice, era venerdì scorso, ha detto: questa notte col traghetto sono arrivati una marea di persone dalla Lombardia perché hanno casa qui e sono venuti qui, è solo che sono spesso persone a contatto, infatti in Sardegna non c'erano casi e iniziano a venirne fuori un bel po'. Al sud è la stessa cosa, perché probabilmente è partito il focolaio su al nord, e chi per proteggersi
è scappato, in realtà è stato lui l'untore, così è quello che si dice. Poi io non sono mica un biologo o come si chiamano quelli che studiano, un virologo, però è quello che si sente. Ma guarda, dire a noi è capitato invece un altro fatto. In famiglia io avevo 3 persone bloccate in Lombardia, però si trovavano lì per visite mediche e per che stavano lì proprio di transito, quindi si sono trovati un po' bloccati a livello psicologico davanti a questa cosa. Però lo siamo tutti. Serve eh? La responsabilità di pensare che barca, possiamo essere sani, possiamo pensare di essere sani, ma in realtà portatori sani. E quando ci avvicina una persona che magari ha un altro problema, magari ha fatto della chemio o è stato sotto antibiotici, ha le difese, è immunodepresso, così viene chiamato, gli possiamo fare tanto male. Quindi non dobbiamo solo proteggere noi stessi, dobbiamo proteggere le nostre famiglie e le nostre comunità. Quindi lo stare veramente tanto in casa è un atto di responsabilità. Adesso domani no, ma lunedì uscirò io a fare la spesa, lunedì uscita Ross, mascherina. Io avevo una mascherina di quelle serie di stoffa con il filtro intercambiabile, con il foro, sì, insomma. FFP3. Sì, è quella che cos'è, P95, non mi ricordo come si chiama, N95. E comunque è quello, dobbiamo essere bravi, quindi anche te. Ma tu studi da fisioterapista o sei già lo fai? Mi mancano pochi mesi alla laurea. E allora speriamo proprio che questa cosa passi in fretta. Infatti volevo portare come tesi di laurea la riabilitazione della mano del musicista. Bravo, bello, grande, bello, molto grande. Bene, bell'argomento, bravo Vincenzo, molto bravo, bene. Bravo, anche perché Vincenzo è un chitarrista. Noi ci siamo incontrati anche al Centro Chitarre, vero, una volta? Allora, al Centro Chitarre 10 anni fa, ho aspettato da mezzogiorno e mezzo fino alle 3:30 di pomeriggio. Che carino. 10 anni fa, però poi ci siamo sempre letti, perché io quando leggo Vincenzo Facchiano mi ricordo di te, quindi ci siamo sempre Sono venuto pure a casa tua nel 2016 per una lezione. Bravo, ecco perché ti ho così chiaro. Ecco perché ti ho così chiaro. In casa hai la strega di Benevento. Può essere. Allora Vincenzo, io mi ricordo anche di tuo papà. Quindi noi vi mandiamo un grandissimo abbraccio e speriamo proprio che al sud non arrivi l'ondata che è arrivata qui, e teniamo tutti duro e stiamo vicino. Un abbraccio a tutti voi. Dai, Vincenzo, grazie. Ciao Vincenzo, a presto. Grazie. Anche a voi. Ciao. Allora, ciao. Leggiamo cosa dicono. Marco Iannone, pienamente d'accordo con te. Bravissimo Max di Non Air. Davide Geronimo, hai ragione, assurdo. Cosa dice Davide Geronimo? Io vado ancora in fabbrica a lavorare e con 2 piccoli di 8 e 4 anni mi girano un po'. Scusa lo sfogo, siete meravigliosi. Rocco La Quaglia dice: si parlava di 12.000 rientri in Puglia. Luca U, ce la facciamo se siamo attenti, rispettiamo principalmente la regola di non aggregarsi. Rocco La Quaglia dice: solo oggi in Puglia 59 casi. In realtà noi stiamo aspettando gli effetti del rientro dei settentrionali meridionali. 12.000 in Puglia, ragazzi. Cioè... Scusatemi, ragazzi, ho un sacco di gente che adesso vi chiamiamo tutti. Facciamo l'ultimo giro di telefonate. Ecco qua, vedi? Pronti? Quella. Pronti? Chi aspetta, parla? Scusa, Radio Ronda Special, non riesco a far vedere tutte le chitarre. Vai. Chi è? Pronto? Sono Rocco. La Quaglia. Rocco! Ciao Rocco! Qua la Puglia, ho appena letto il tuo... Avvocato Rocco La Quaglia, diciamolo. Esatto. No, Rocco. Rocco. Basta, un applauso per Rocco! Addirittura. Chi è? Ti ho fatto un applauso lunghissimo. Grazie, troppo buono. Allora che dici? Vado a dormire sereno stasera. Esatto, ecco, bravo. Qua la situazione è un pochettino, non so, è strana. Io da venerdì, non mi ricordo neanche il giorno, un venerdì di una settimana che sto in casa. Da venerdì. Oggi che cos'è venerdì? Venerdì oggi è venerdì 13. È una settimana esatta che io sto a casa, esco solo per fare la spesa, ma comprare il pane. Cioè, l'ultima volta sono andato al panificio, ho preso 15 panini da congelare. Certo. Sì. E no, è strano perché qui secondo me non si rendono conto che la situazione è abbastanza delicata. Continuano a morire persone, purtroppo. Sì, sempre il discorso affetti da patologie certo. Varie.
Però la gente va al parco tranquillamente. Io ho fatto una segnalazione ai carabinieri, lo dico pubblicamente. No, no, bravo, bisogna fare così. Non mi vergogno. No, no, bisogna fare così, non c'è da vergognarsi. Io ho chiamato, ho detto, cioè, sentite, io sto a casa da una settimana e non vorrei che tra 15 giorni esco e poi per colpa degli imbecilli che stanno al parco a fare il picnic e non abbiamo fatto niente, devo stare altri 20 giorni a casa. Bravo, poi esattamente. Genitori, poi genitori anziani, io, mia sorella pure, voglio dire, ha patologie, quindi non vedo i miei da una settimana. Certo. Ci sentiamo, videochiamate, queste certo. cose qui, però... Certo. Secondo me purtroppo il picco di contagio arriverà più in là. Dici, perché c'è sud, stato il... dici? Eh sì, perché c'è stato il rientro di tutti, io l'ho scritto, mentre che poi sì. Massimo ha detto 12.000, meridionali settentrionali, sì, dicevi. Diciamo da fine febbraio, quando si è cominciato a parlare del rischio di chiusura della Lombardia, tutti sono rientrati. Però non tutti hanno avuto l'accortezza di autodenunciarsi, non tutti diciamo hanno prestato attenzione, perché tipo è successo un caso in provincia di una persona che è deceduta, poi si è scoperto che era stata al nord dalla figlia, è stato fatto il tampone alla persona deceduta, è risultato positivo, hanno fatto il tampone a tutta la famiglia, tutti i risultati positivi e 300 persone che hanno partecipato al funerale. Ah, perfetto. Quindi, quindi baci e abbracci al momento delle condoglianze, è scoppiato il putiferio. Quindi, se... poi tutta gente della provincia che poi viene a lavorare a Foggia, nelle fabbriche, nei ma vedi, guarda, negli c'è ospedali. Stato Rocco, c'è uno che scrive qua, aspetta. Marco Siniscalco dice: io sono immunodepresso per un doppio trapianto di midollo e ho mia madre 66enne, unica familiare, che è costretta a fare la spesa per me e sono preoccupato per lei. State a casa, non fate gli eroi. Io direi che non è bisogno sì, di fare sì. gli eroi. No, non di fate fare i coglioni. I coglioni, non perché... fate i coglioni, ma diciamole che palle. Oh, siamo a casa mia, allora dobbiamo parliamo. Essere ottimisti, cioè, ma non spavaldi. No, cioè, no, ma neanche sì. teste di minchia. Perché sì, allora io rischi so, con la tua vita, forse... non con quelle della comunità. Esatto, rischia con la tua. Io sono... non con la mia o per, quella di tutti, scusami. Per esagerato, ogni tanto degli mi amici. Sale il nervo. E che no. no, anche a me, no, guarda, scusate, perché mi hanno cioè... preso in giro, mi hanno preso in giro perché io l'ultimo mercoledì della settimana scorsa ho fatto l'ultimo allenamento con la squadra di calcio. Mi sono mantenuto a distanza perché ho saputo questa cosa qui della provincia e mi sono mantenuto a distanza, stavo dietro 10 metri di lato per evitare rischi. Quindi parliamo già di 10-11 giorni mercoledì fa. 10 giorni fa, quindi i compagni di scuola sono entrati nello spogliatoio, si sono fatti la doccia, ho aspettato fuori, ho cercato di certo. evitare il più possibile. Poi dopo c'è stata questa escalation e man mano che si andava avanti, man mano che passavano i giorni, andava sempre peggio. Sono stato preso in giro, però io ho detto, ragazzi, io non è che voglio fare l'allarmista, non mi voglio allarmare, però non nessuno, come dire, è da buon... Ma tu lo sai, ma punito, ma sai che è capito? Da noi. Punito, lo sai cosa è successo da noi? Mm. Il sindaco aveva chiuso, aveva emesso un'ordinanza di chiusura dei mercati rionali certo. per la sanificazione. Sì. Il pomeriggio, mi sembra, io perdonatemi, ho perso la cognizione del tempo, mi sembra ieri pomeriggio, tipo alle 5, alle 6 del pomeriggio, no, l'altro ieri, ha emanato un'altra ordinanza dicendo da domani i mercati rionali possono riaprire. Un'ora dopo il Presidente del Consiglio ha chiuso tutto. Bene. Quindi per, di- sì, sì. per dirti no, come... ma è così. No, no, ma ognuno fa un po' quello che gli pare. Io credo che... ormai ce lo stanno dicendo a reti unificate, a canali YouTube unificati, Instagram, state a casa, ma state sì. a casa, dovete andare a fare la spesa, bene, dovete uscire per fare i bisogni al cane, bene, dopodiché chi non è
deve essere punito. Casa. Rocco, oggi, noi vi abbracciamo. Oggi hanno multato, brevemente, oggi hanno multato una persona che ha dichiarato che si stava recando al tabacchino per le sigarette a 3 chilometri di distanza da casa sua. Cioè, ti ho detto tutto qui come, certo. Come ragionano. Però Rocco, quindi, consolati, c'è Antonio Napoli che dice, beh, è un venerdì 13 di un anno bisestile con una pandemia in corso. Niente di sì, allora esatto. Vi voglio ricordare però che da Foggia sono evasi 70, più di 70 reclusi dal carcere. È vero, perché adesso c'è anche questa cosa qua, c'è questa baza qua. Sì, sì, a Modena sono morti 6. Comunque, latitante. Esatto, perfetto. Quindi Rocco, noi vi abbracciamo tanto, speriamo di poterci vedere al più presto. Oh, sì, grazie. Comunque... veramente ci fate tanta compagnia. Ma anche voi a noi, anche voi a noi. Ciao Rocco, viva la Puglia! Viva la Puglia! Viva la Puglia! Grazie mille Rocco, un abbraccio grande. Saluto tutti a casa. Ciao. Allora vado a leggere, visto che dobbiamo essere metti che dopo Red vede che non ho risposto. Bravo, allora dopo ti sgrida, La 4, sono qui sulla 4. Allora, fatevi portatori di buone informazioni. Guarda che bello. Paola Benincasa. Bravi, fatevi ancora portatori di buone informazioni. Io lavoro in ospedale a Carpi. Abbiamo bisogno di collaborazione da parte di tutti. Grazie. Intanto, grazie Paola Benincasa. Senti Paola, ma domanda. Abbiamo letto quella notizia terrificante di tanti contagiati lì a Carpi. Sì. L'ho detto prima con Filippo, no? Gli operatori di Carpi. Ah sì, l'operatore di Carpi, scusami. Esatto. Sì. Quindi noi vi facciamo veramente un sacco di in bocca al lupo e bisogna tenere duro. Teneteci informati, perché voi siete i nostri angeli custodi, speriamo che vi arrivino in soccorso, che vi facciano fare dei turni più normali, e noi vi possiamo solo dire grazie. Grazie perché siete voi in prima linea, grazie. Allora, intanto dice Massimo, ti ho sempre visto nei concerti di Biagi, sarà il tour che farà il Carcano? No, e io sono di Varese, perché sarà da solo e forse qualche pezzo ci sarà una micro band, o forse non lo so il... Diciamo che se ci sono delle cose che so, non le devo dire. Quindi so che io sappia, è da solo. Tutto il giorno tra cambio pannolini e pentatoniche, Francesco Volpe. Marco Rubino dice, santi saluti, Burdel, da San Severo, Foggia, Puglia. Oh, la Puglia, Manuel Simeone, noi al sud lo subiremo molto di più, come tutte le altre casistiche, subiremo gravi conseguenze. No, dai, che siamo messi tutti nella cacca. Perché pensa anche che ogni volta che è successo qualcosa... c'è sempre stata molta unione, molta solidarietà tra le regioni. Invece, per esempio, la Lombardia non se l'è cagata nessuno quando ha avuto questa emorragia. Quindi non facciamo i coglioni, Luca U. Bravo, non dobbiamo dirlo, dobbiamo fare pirla. Lo stanno spiegando in tutti i modi, Francesco Frulio. Tanti contagi di adesso sono causati dai coglioni di 15-20 giorni fa nelle movide. Sì, Luca è vero, ma 15 giorni fa, ma magari venerdì e sabato scorso, cioè questo lunedì o questo martedì, c'è ancora gente che va nei parchi, ma di che cosa stiamo Senti, parlando? Senti, c'è Luca Eugeni che dice, bella, ciao ragazzi, io sono quello che vi ha dato la tessera numero uno in plastica dei Pelle Verde tanti anni fa, grazie Luca Eugeni. Antonio Napoli, dalle mie parti, dice, non facito i strunz. Se sapessi Francesco come Volpe. Dico io delle volte qui a casa. Oh, è passata la notte. Guarda le cimici, ma dove vengono, così, maledette? Rosti amo, Fenia Galtieri, no, dalla amore, Sardegna. Amore, anche io, Fenia, anch'io. Max Bonfrisco, guarda che da Reggio. Ciao, se Max. Penso che in Cina dopo 2 mesi ci stanno saltando fuori, dove tutti hanno rispettato le regole, qui hanno cominciato a fare decreti, dopo 3 settimane ancora la gente si fa i cavoli suoi. Ho detto tutto. No, in realtà non è proprio così, perché il primo decreto risale a molto tempo fa e che la gente qui in Italia, molta gente purtroppo se ne sbatte e non gliene frega niente. Cioè se c'è un decreto che dice una cosa, basta semplicemente rispettarla. Ma noi italiani siamo fatti così, troviamo le scappatoie. Le vogliamo trovare. Se ti dicono di stare a casa, ma però se devo andare a trovare a mio cugino che ci devo andare a trovare anche, beh, io li ho sentiti, gente che parla così e che si esprime in modo incredibile. Ma come ti viene ad andare a pensare di andare a giocare alle carte in 7 o in 10 adesso? Come ti viene? Non è possibile. Comunque, scusa, si vedeva l'insetto, che quelle due cimici lì erano qua di dietro prima, hanno detto tutti cosa c'è, quella sul divano. Quindi detto questo, non è vero Max, in realtà hanno fatto i decreti, ma noi ce ne dico sì, noi sì, in però generale lui dice, giusto, ce ne sbattiamo, dice sono 3 settimane, allora cioè ragazzi, io ma collaboro con quelli della Cina e sono informatissimo perché mi manda i miei mi imbestialisco delle volte pesanti, cioè intanto se uscivi di casa, Jackie, quello che lavora con Eco,
aveva 3 giorni alla settimana per riuscire a fare la spesa. Fuori da quei 3 giorni c'era l'arresto, con ovviamente un reato penale e l'arresto immediato. Esatto. Se l'hanno altre cose anche più severe. Certo, comunque vabbè, molto rigidi. Poi sono passati con i camion, non so se qualcuno di voi si ricorda quando passano contro le zanzare con quei shhh, sono passati in tutte le strade così col disinfettante, e lui comunque ha centinaia e centinaia di chilometri da Wuhan. E stati molto rigidi, ma loro sono abituati che per educazione, quando hanno il raffreddore, si mettono la mascherina, si esatto, mettono i guanti, esatto, e vanno in metropolitana con la mascherina, non i sani, i malati, per non ammalare gli altri. E questo che secondo me non riusciamo ancora a capire, questo, che noi non dobbiamo dire ma io sto bene, non me ne frega niente, vado in baldoria. Sì, ma se tu sei un giovane, adesso io non sono giovane, fra un po' ci faccio 50 anni, ma grazie a Dio sto bene, faccio tanto sport, prendo integratori e tante vitamine per tenere su e per riuscire a vivere, a lavorare e fare sport, quindi mi sento dal punto di vista di immuno forza, di forza quello lì, avete capito, abbastanza robusto e mi tocco. Ma se io lo prendo e poi lo porto a casa e c'è una persona come quello che ci ha scritto Siniscalco, che ha avuto 2 trapianti di midollo osseo, cioè lo uccidi, cioè non è fare i furbi, oh, perché io no, perché dobbiamo goderci la vita, ma che cacchio ti godi? Cioè tu fai il fenomeno e fai del male agli altri, ci vuole una coscienza sociale che sia di assoluta responsabilità, e i giovani, quelli che stanno, chi sta bene, cazzo, deve avere ancora più responsabilità. È come... vabbè, basta, dopo mi incacchio, vabbè. Max, io ti vedo un insetto che cammina, Fabionette, l'abbiamo, è già volato via. Scusate, io delle volte mi infervo, ma visto che siamo a casa mia, ecco. Max, è un'eco mia? No. Cioè, vai, proprio... vai, scusa. No. Niente, abbiamo un'altra telefonata. Abbiamo, certo, un sacco dice di... Rosa, avevano chiuso le scuole, ma la gente con i figli e i nipoti a seguito andavano nei parchi. Nei parchi, ma magari nei parchi siamo all'aria aperta. Li portavano nei centri commerciali. Andiamo a fare, sì, però allora Fabio Carbone, c'è ancora gente che va in giro come se niente fosse, certo sono di meno perché ora c'è il rischio di multa, e questo è il problema che ci rende delle merde, che noi italiani purtroppo siamo delle merde, che noi stiamo a casa perché sennò c'è il rischio multa. Multa, ma è veramente, capito? Da sfigati, io dovrei stare a casa perché amo le persone che conosco e comunque amo una società e credo nel benessere di una società solida, è che vorrei che se io sto bene e c'è uno che ha una malattia che mi può, esatto, contagiare, lui si munisca e si premunisca in maniera da non fare del male alla sua società. Esatto. No, la multa è una cosa assurda. Se potessi avere tra le mani... Tipo in Cina loro hanno fatto che se sei ammalato, se eri trovato positivo, uscivi, non ti autodenunciavi, c'era la pena di morte. Fine. Io non sono a favore della pena di morte. Però loro hanno... Le pene sono molto sicure. Ti comporti come devi fare. Quello lì non fai come devi fare, ti arresto, e l'altro, vabbè, lì lasciamo stare, dopo si aprono delle cose. Allora, sono, tu sei contrario alla pena di morte, sì, ma le persone che escono e mettono a repentaglio le altre persone, si vede che sono a favore, perché c'è gente che muore in questa, sì, condizione. Il problema, capito? È di responsabilità, ecco, che sì, uno sano che ha preso il batterio e va a trovare, magari prima che le chiudessero, la nonna, ha ammazzato 5 vecchi, ma attenzione, magari non li ha uccisi, sono andati in terapia intensiva, hanno riempito la terapia intensiva del paesino che era piccolo, e poi il ragazzo di 20 anni che col motorino si è scrociato perché comunque doveva andare ancora all'università che era ancora aperta, non trova posto nella, esatto, terapia intensiva perché è piena di persone anziane con già altre patologie che sono stati infettati da un coglione che è andato a farsi l'aperitivo nonostante, capito, dicessero di non farlo. Oh, che si fanno anche intervistare. Mamma, quanto li vorrei avere qui a casa. Oggi a Torino casa. Hanno chiuso un bar aperto e il barista dice vabbè che sarà mai. Vabbè che sarà mai. Non bisogna più andare da quel barista di Torino. Quel barista di Torino lì non deve aprire. Capito? Non può essere la multa il criterio per cui decidere. Bravo, è vero, ma qui, esatto, si parla di crescita personale, tanti non sono proprio cresciuti. No, bravo Luca U. Siamo in un'epoca dove contano solo i soldi e non la vita delle persone. Noi italiani solo ci siamo obbligati. Parliamo del calcio, all'inizio si piangeva che si bloccavano le partite, ci rendiamo conto? No, ma e figuriamoci le pressioni che avranno fatto, no? Per non Max, cosa ne dici delle parole di Boris Johnson? Ho letto che c'era una cosa di Boris Johnson, ma io oggi pomeriggio ho sistemato 2 robe qui e poi le 3 canzoni che abbiamo fatto io e la Rossa non le avevamo mai suonate. No, forse avevamo suonato tanti anni, ma crazy, tipo 11-12 anni. 10 anni fa, credo. Io non mi ricordavo niente. Esatto, neanch'io. Comunque, dai, abbiamo capito. Suona un pezzo, ma cambiamo, esatto, momento. Bravo, bravo, Benito Chiare. Esatto. Cosa facciamo? Ah, volevo fare. Allora, però, cambiamo argomento, ma stiamo in argomento, cioè... Sì. Anni fa... adesso hanno chiuso anche gli aeroporti, lo sappiamo,
Però anni fa in un aeroporto ho scritto questo pezzo. Guarda cosa vi faccio. Lascio godere da bravo. Solo di ti Massi. Ti ho tolto, guarda, ho messo bravo. La 3. Ah, bravo. Non l'ho mai usata stasera. Bravo, esatto. Però bisogna che mi dai un goccio d'acqua un'ora. Sì, però non so. Abbiamo detto che finivamo alle 11, sono già 2 ore. Però siamo ancora a 250, ragazzi, molto grazie. Bene. Questa è bellissima. Oh, non è grappa, è acqua. No, siamo a casa. Beve anche lei con la stessa acqua. Però siamo insieme, cioè. Diciamolo, altra cosa, l'ambiente, usate le bottiglie di vetro, basta plastica. Ecco. Vogliamo fare, no, perché sulla parentesi ambiente io ci sono, appunto. Stasera ormai l'abbiamo finito, però tutta la mia musica, tutti i miei video sono fatti assolutamente verdi. Due sistemi di fotovoltaico, uno scambio sul posto, uno alimenta, non solo lo scambio sul posto, ma alimenta delle batterie d'accumulo che utilizzo la sera, adesso ormai è finito perché le luci sono tante. E non uso la plastica, si parla di plastica. Io dal 2004 utilizzo l'osmosi inversa, quindi utilizzo bottiglie di vetro dove metto dentro acqua del rubinetto che passa tramite prima dall'addolcitore esterno, poi da l'osmosi che va in una cosa a parte con una lampada UV. Non ho mai, dal 2004, che non uso plastica in modo sistematico. Quando sono in giro, ovviamente, la bottiglietta di plastica l'ho presa anch'io. O se no, ho le borracce, quelle per andare a correre, che sono riutilizzabili. Stop, finito. Sì, non è grappa, Dani, no, no. Allora, bevi acqua, dove? Ok. Allora, quindi questo pezzo che ho scritto si chiama Gate 18. Quanto reverbero che ho. Lo tolgo e provo a farvelo un po' che non lo faccio. In realtà l'ultima volta che l'ho fatto era in Australia, quando ho fatto il tour in Australia ecco dove che andavo, in Australia, quando ho visto The Greatest Showman. Ve lo faccio sentire. Aspettate che è un pochino, mi sembra un pochino stretto, vedete, faccio schermetto e faccio così, guardate, tac, 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 perfetto, vedete che sono andato a prendere un po' troppo, così, ecco, qui i miei telecomandini, vado, allora, fa così. Mani fredde, vabbè, capirete. Thank you.
quando dai così. Grazie. Grazie. Ah, c'è anche Elliot che cammina. Leggiamo un po' di messaggi. Scusate, ragazzi. Scusate, ho fatto un gran casino perché da seduto. Questo è un pezzo da fare in piedi. Diventa troppo alto. Vedete questa cosa di fare questo quando faccio. Cioè, è qua. Quando sono in piedi sarebbe. Sarebbe molto più comodo. Allora, sentiamo cosa mi dite, cosa mi dite, cosa mi dite, cosa mi dite. Hai detto osmosi inversa, Rino on air. Così, così mi sembra che si chiami. Non si chiama così? Secondo me sì. Mm. Investivi nella grande, blues. Vabbè, ma se hai ragione, i cinesi seguono le regole, sono guariti tutti, mentre noi siamo degli incoscienti. È così. Sei uno dei più grandi, stima assoluta, Flessim 80. Manuel Simone, che pezzo, Vincenzo Facchiano, grande, non sapevo che la chitarra fosse uno strumento di produzione. Rita Gasparini, Rita Gasparini! Ci siamo scambiati molti mail con questa persona che ha avuto un problema sul laboratorio. E se sei tu, magari può essere un omonimo Rita Gasparini, però mi sembra veramente un caso che si finalmente si è risolto. Oppure sul laboratorio semplicemente che utilizzava un'app che per un periodo aveva un piccolo bug. Magico maestro, io da tanto che ti ascolto ma ogni volta sei un altro chilometro avanti, grazie. Stefano Solari, Liguria. Andrea Talarico, che bomba, e poi ha un suono da paura anche dallo streaming di YouTube, impressionante. Bene. Massimo, fai, andrà tutto bene, bravo, lo faccio. Esatto, esatto. Anche perché è un noi periodo, chiudiamo, dai. Sì, così chiudiamo. Sono un po' di giorni che vedo dappertutto gente che scrive andrà tutto bene, andrà tutto bene, con anche un tipo cos'è, un arcobaleno, e se devo essere sincero mi fa piacere perché è un mio pezzo. Io se qualcuno mi chiede perché non ho condiviso quelle cose dell'arcobaleno eccetera, ma soltanto la mia canzone, perché la mia canzone è un auspicio. Non critico chi scrive andrà tutto bene, mette il suo simbolo, diciamo, dell'arcobaleno, però ci sono state veramente tante perdite in termini di umani, e quindi non ho condiviso cose troppo che fossero su questo argomento troppo allegre. A posto, Elliot? Sentite, non so se sentite questi rumori, sono essendo microfoni panoramici, questi tic 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 sul parquet, e questo cane fa ste robe. Quindi io direi ok, andrà tutto bene con arcobaleno. Così. Thank you.
Bene. Allora, dai, adesso mi vado a prendere un po' di complimenti. Sì. Ross che ti guarda affascinata, che bella. Elio ti fa da sottofondo tic. No, non leggo niente qua. Puoi non fare un niente, tutorial su come si arrangia un brano. Mm-hmm. Dai, la prossima volta coinvolgiamo la Ross in questa cosa. Perché io ho un brano esempio che è il brano top. Che vi spiego perché. Perché è quello che ho suonato per la prima volta, che è Felicità di Albano e Romina Power. Tu okay, ce potrai l'ho. Cantare Felicità. Ma io sono, cioè, io le faccio non ho il testo adesso. E vi faccio vedere un po' di arrangiamenti. Molto volentieri, perché è una cosa che faccio così. Ma io devo fare sia Albano che Romina, quindi. Tutti e due, no, ma facciamo solo un pezzettino. Ah. Andrà tutto bene, bel messaggio, bravo, ce la faremo. Passerà anche questa, Manuel Simeone. Sì, Luigi Iodice, puoi fare un tutorial su come si arrangia un brano? Scusa, sì. Elio ti fa da sottofondo tic tic. Ross che ti guarda affascinata, che bella. Hai già letto. No, è un altro. Ah. Gianni, brano bellissimo, grande Max. Profumo di Richard Marx a tratti, può essere, perché ho ascoltato tante musica di quel tipo. Secondo me la Ross ha una gran voglia di limonare duro, ma adesso la Ross si becca ben altro che una limonata. Io stavo per dire adesso buonanotte a tutti, andiamo tutti a fare l'amore. Se, e... Andiamo tutti a fare l'amore, certo, altro che le limonate. Quello. Tanto è mica zona protetta, 23. Ho guardato l'orologio, era 23 di venerdì 13 di un anno bisestile con una pandemia in corso. Per fortuna che dura soltanto. E dopo andiamo giù. Esatto, perfetto. E sei a posto, altro che limonare qua. Stasera ho le mani rosse. Troppi applausi, Rocco la quaglia. Bravo, hai fatto la battuta. No, perché ci sono ogni tanto i furbetti di internet, i leoni da tastiera che per fare i simpatici. Scusa, stiamo ridendo della battuta di Rocco. Ah, scusa. Scusate che questo va avanti un anno, devo capire come si taglia. Perché dovete sapere che ce ne sono tanti di leoni da tastiera sul web, ma io sono certa che quegli stessi leoncini lì sono gli stessi coglioncini che vanno a farsi gli aperitivini, capito? Ecco, quindi... va bene, fa venire i brividi, un saluto da Condursi Terme. Condursi Terme, bello posto. Bello. E vai, fate un disco con tutti i vostri brani di Casavarini. Ma perché no, dai. Ah. Grande, riferito alle multe, intendevo che come al solito agli italiani per far capire le cose devi minacciare con multe. Assolutamente, ho capito cosa intendevi. Sì, abbiamo vieni capito a Lecce. E adesso non ho in programma, però quest'estate vengo da quelle parti in vacanza, se si potrà. Esatto. Che emozione si vedeva dalla faccia di Ross. Oh. Che meraviglia, che dà veramente l'idea che tutto andrà bene. Marco se ne scalda. Sì, dai, ce la farà. Sì. Che pezzo, ragazzi. Grazie. Allora, noi vi ringraziamo. Abbiamo fatto una bella direttina di 2 ore e 24 anche sto giro. Avevamo detto iniziamo alle 9, che così alle 11 li lasciamo, li molliamo tutti. E invece no. Non abbiamo fatto il momento... Dio, buono. Dovevo leggere. Ho chiamato Filippo, dovevo leggere la parte del libro in cui parlavo di Filippo. E poi dopo dovevo... allora, state lì. Il libro, guardate che cosa vi voglio far vedere, vado a nero per noi, ma noi stiamo lì e non andate via perché noi restiamo lì. Attenzione, io vado a nero, da questo punto di vista, qua, andiamo a nero qua, no scusate, no. Devo andare qua. Ho fatto un gran casino, ecco, vado a nero qua, eccoli qua. Eccolo qua. Inquadrate il QR code. Allora via, facciamo così, dai, gli ultimi 32 secondi, adesso inquadrate il QR code con il... cellulare. Esatto. E dopo io vado a controllare, vi leggiamo tutti, arriva il cambio Shimano, può essere che arrivo con un materasso, io ho il cuscino, no, il cuscino quello per la cervicale, va un sacco, quando potremmo arrivare a portare anche i regali. Ok. Ecco, vedi? Eccoci, guarda. Dai, su, inquadrate il QR code, fate così, praticamente. Esatto. O Elio, se vuoi alzarti, fai pure, prendete il telefono, arrivano una marea di messaggi, non e inquadrate il QR code, fate così, così, e lui dice, esatto, vedi, vedete che fa così e fa, vuoi aprire il sito web, lui e apre, clicca acquista, esatto, e viene, è già sullo store, e quindi sostenete questa campagna. Allora il libro è come la pastura, come la pastura per il pescatore, il vento per l'aquilone, il mio primo libro, intanto è solo ebook, ma si può prenotare il libro fisico che speriamo di poter spedire entro fine marzo, cioè esatto. Sarà pronto per fine marzo, bisogna capire, oggi SDA ad esempio ci hanno detto che ci sono delle problematiche, quindi capiamo e quindi vedremo come si potrà fare, si può fare, quindi eccole lì per sappiate sempre che chi spedisce dallo store e lavora in massima sicurezza con i guanti, mascherine, tutto quello che c'è da fare. Esatto. Andiamo sulla 2.
Benissimo. Sì. Intanto è apparso il nostro cane giallo. Esatto. Vedete che lui è in tono col nostro divano. Dello studio. Allora, vedo che piano piano state andando anche voi. Esatto. Bene, ragazzi, grazie. Grazie mille. Allora, vi chiedo soltanto una cosa. Invitate i vostri amici, condividete questo video perché sono serate divertenti. Quando è che facciamo un'altra serata? Non lo so, adesso aspetta, capiamo. Lunedì abbiamo detto che facciamo la diretta con Red. Esatto. E potrebbe essere... Ecco, siamo tornati. Vediamo la buonanotte. Allora, dicevamo che vi facciamo vedere di nuovo la sigla e vi diamo la buonanotte. Andiamo esatto. A nero. Noi. Vogliamoci bene sigla. Tutti. Ah, buonanotte. Buonanotte, 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 buonanotte.